Salve a tutti, benvenuti a Alla questa. Vabbè, è ripartita una webcam. Mi vedete per metà da una parte e metà dall'altra. Problemi tecnici, siamo in taverna, ci sono sempre problemi tecnici. Oggi siamo con la seconda puntata della Tirannia dei Draghi. E come giusto che sia, come faccio soprattutto sempre, passo subito la palla al master, così. Prego. Allora, agli spettatori ho da dire poco, se non che rimanete collegati perché ne vedrete delle belle, visto che già la scorsa volta hanno rischiato tantissimo la vita. Invece, a voi giocatori, beh, vi ricordo che, visto che avete rischiato tantissimo la vita, cercate di collaborare il più possibile perché altrimenti non ce la farete. Zan zan. Che Bello, ci sentiamo sicuro proprio. Oh, io giustamente vi informo del rischio Onesto. che correte. No, ci sta effettivamente. No, poi ti Quindi stava guardando male, infatti, Cucinotta, la tua frase, la sua era espressione bellissimo. era tipo. Era bellissimo che era appena rimessa la webcam così. Tipo, cosa stai dicendo? Ma Ci riuscirò magari prima o poi? Non lo so. se qualcuno magari fa un mini riassunto della scorsa volta, così chi si è perso quello che è successo la scorsa volta capisce perché siete così a rischio. Ci proviamo, Ma se volete mi immolo per la ragazzi, causa. fate un po' di Allora, spazio. grazie È per la arrivata per sub. ultimo. Sì. Ottima scelta, Ciccio, Cucinotta. Ciccio, magico Ciccio, Ciccio. Io voglio bene agli amici di Ciccio. Ciao Grazie. ragazzi. Correte via, fuggite sciocchi, come disse qualcuno. Allora, cerchiamo di partire dall'origine della nostra campagna. Oh no, la Cioè, mossa, qua esplode. Scusami. per varie ragioni, noi dovevamo raggiungere un villaggino. Non chiedetemi il nome, per favore. E È nel non de titolo. devo leggere la chat nel titolo. Quale La titolo? tirannia dei draghi si chiama il Greenest! villaggio. Greenest! Sedia 2, Greenest in fiamme. Non chiedetemi il titolo perché dovreste già saperlo, è scritto. Ovvio, E si chiama ovviamente. Giorgi? Esatto. Oggi che cazzo c'è sta VTuber? Allora, non guardo la chat perché. Allora, praticamente siamo due tiefling, un drow strano e un coso. No, non ho capito cos'era. Un coso. Ah, è un changeling, ok. Dai, Ogni saremo. coso cambia, può cambiare. Praticamente, la grande cosa che abbiamo fatto è stata portare una famiglia, beh, scortare una famiglia, cioè rischiare di morire male sulla strada verso la fortezza, perché praticamente ci realtà hanno non avete attaccato un scortato coso. niente. No, infatti, alla fine si sono scortati da soli. Faceva figo. Ci abbiamo provato però. Poi siamo stati attaccati da robe brutte, cattive. Siamo sopravvissuti per miracolo a questo attacco. Poi sono stati un po' stronzi perché noi non è che li abbiamo insultati o robe simili, ma hanno visto il nostro abbigliamento molto figo. Erano E invidiosi. niente. In tutto ciò, gli Esatto. unici che hanno collaborato sono stati la tiefling Gnocca, che è quella di Fireblade. Mito. Esatto. E il Drow è quello che ha cercato di essere più gentile con tutti perché ha socializzato sia col mio paladino che con la Drow. E ha cercato anche di parlare con un pazzo perché a quanto pare il Changeling ha qualche disturbo, non so bene se di Io ho socializzato personalità. con nemici. Io vedevo questo pazzo zompettare da cadavere in cadavere. Esatto. Lui segue le luci Interessante. dei morti a quanto pare. Spoiler. Noi non lo sappiamo, ma. Spoiler. E niente, tutto ciò abbiamo combattuto a livello di trama. Bello, non è vero? Col cazzo. Il cliffhanger del finale della scorsa stagione è stato che Di noi tua pensavamo stagione. di. Stagione intera proprio. È stato talmente Sette intenso mesi fa. che è sembrato. Scusate, è stato intensissimo. E praticamente sulla fortezza cala l'ombra di una creatura. È un drago. Blu. E noi siamo nella merda fino al collo. Basta. Poi calata davvero l'ombra perché addio webcam nuovamente. Però vorrei puntualizzare una cosa. Non c'era un'ombra, è proprio arrivato un drago e ha buttato giù una parte di mura.
Ma in tutto ciò io mi vedo bloccata. No, ah, te okay. Funzioni. Non ti preoccupare, te funzioni. Cioè, per ora sì. O meglio, funzioni in webcam, ma a quanto pare te non stai funzionando. Mi sono vista, ok. È un po' il caldo di oggi, si è fatta 200 km in bici senza... No, oggi non ero in bici, ieri sono andata in bici. Ok, allora, vi ho spostati nella fortezza di Greenest. Grazie. O meglio, in quello che ne rimane. Esatto. Guarda quegli sfigati sul pavimento morti, molto probabilmente gli andremo a far compagnia. Ok. Allora, vi ricordo che vi hanno fatto fare un bellissimo tiro su Wisdom e l'avete fallito tutti quanti, quindi avete sulle teste il drago blu e vi state letteralmente cacando sotto. Come, scusa? Stiamo cacando sotto. Abbiamo colto, bravi, ottima cheat. E bene, ditemi voi che cosa fate. E quindi scappiamo. La porta più vicina. Esatto. La più vicina è potrei, la porta... non potrei essere più d'accordo. La porta più vicina è quella da cui siete entrati, che no. È una grata in ferro che è stata chiusa alle vostre spalle. E comunque potete c'è una via per l'interno? C'è una via per l'interno che è sostanzialmente questo gigantesco piazzale. L'unica cosa di interessante che vedete, che non è stata messa a soqquadro, è questa bellissima statua di Helm in mezzo. E poi appunto vedete questa zona da cui potrebbe entrare roba, ma potreste anche uscire voi, che è la breccia nelle mura creata dal soffio del drago. Sì, master, ma c'è soltanto un problema. C'è un drago davanti. No, no, allora. Drago al momento è in aria e se la sta svolazzando, evitando tutte le frecce dei... Sì, ma anche se lo colpissero non è che farebbero... Allora, domanda. Se può fare una prova... Allora... Niente, una prova per capire che tipo di drago è, che cazzo di soffio ha o cose del genere. Intuizione. Io effettivamente sulla base delle mie conoscenze non posso capirlo. Io allora, posso... lo vedrebbe chiunque, è un drago blu. Ok. Più che altro ha tirato una fiammata, presumo che quel tipo di cosa che ha tirato si intuisca di che tipo è. Sì, quello, il soffio che ha sbrecciato le mura è proprio una scia di fulmini che parte dall'esterno delle mura. No, ma ce l'aveva detto, sì. No, sì, nel senso non c'è bisogno di fare tiri. È un drago blu che tira fulmini. Esatto. Okay. Al massimo potete scegliere, cercare di capire quanto è vecchio. Stavo pensando proprio questa cosa, in realtà. Quanto è vecchio, soprattutto vorrei capire anche quanto specificatamente è grosso, ma questa è una cosa mia, già più mia. Quanto è boomer, così da non offenderlo? Allora, mi sa che è molto più che boomer, se dovesse essere di una generazione umana probabilmente sarebbe del 15-18 dell'Ottocento. Cazzo, se è vecchio allora! Ok. Ciao postino spaziale, il nostro postino... non so più parlare, vabbè, ciao postino. La mia domanda è... Nel trambusto del piazzale, a vista, ok, senza spostarmi, a vista, colpo d'occhio, noto se c'è qualcuno che sta dando ordini a qualcun altro, magari qualcuno che sbraita, tipo, fate qui, fate là. Allora, sì, ci sono due persone, uno è un uomo, un umano, qui, che è vestito qui. Ok. Non è che cambio colore, perché non è il matto. Sì, quel colore non si vede veramente niente. Un bell'arancione, un amaranto. Ok, quello ecco, con l'amaranto è perfetto. Sì, quello sopra, ok. Mi sembra giusto che dai gli ordini con un boccale di vino mentre non c'è una prete. Al momento non ha un boccale di vino in mano, però sta cercando di dare ordini più che ai soldati, proprio alla popolazione civile che sta letteralmente andando in giro terrorizzata. Ottimo. La maggior parte delle persone le vedete cercare di entrare negli edifici o all'interno delle...
dai intercapedini delle mura. E invece c'è un nano in una bella armatura vicino a lui che sta dando gli ordini ai vari soldati. Ne vedete, vedete qualcuno dei difensori della fortezza che proprio sta lanciando frecce a ruota sciolta contro il drago, ma... Senza colpirne una, suppongo. Perché... No, qualcuno lo raggiunge anche, ma non sembra particolarmente... Non sono Stormtrooper questi sulle mura. Esatto. Non sono... Sembra che i danni che gli fanno non siano particolarmente gravi da preoccuparlo. Allora. Ma io, per non saperne leggere né scrivere, ti direi, guarda, senza fare troppe robe avventate, ok? Dietro di noi c'è l'ingresso, giusto? Chiuso. Sì, alle nostre spalle c'è la porta da cui siamo entrati, giusto? Sì, chiuso. Ok. Ci sarà, nel senso, le mura sono abbastanza spesse, la porta è tipo doppia o è singola? Perché no, se è doppia. Tipo... Ok. Non c'è quindi, non so, l'arco della porta sotto cui puoi stare? Non riesco a parlare stasera. Ma allora, cosa intendo? Volendo... Mettermi davanti alla porta, sotto l'arco della porta. Ma volendo, puoi anche infilarti in uno degli edifici che vedi, cioè se vuoi infilarti qua. Ma non c'è un sotterraneo invece? Il succo è che vorrei infilarmi in un qualcosa con la testa coperta, ma che possa comunque vedere dove va il drago, per poter reagire. Perché se dove ti vuoi infilare? No, perché comunque anche se parte delle mura sono percorribili all'interno, non avresti comunque modo di vedere dove è il drago. Ma io ti dirò un'altra cosa invece, perché a me l'idea di Cucinota Ciccio, o il tuo personaggio che per il momento si chiama Galindan, non è male, nel senso, se mi è concesso io andrei direttamente dal nano. Sembrano quelli che sanno qualcosa. Se posso, mi è concesso? Sì, vi è concesso. Ma... Ah, okay. E mentre ci andate, il drago se ne va. Cazzo. Letteralmente. Ah, però vedete superare la fortezza e allontanarsi in direzione del villaggio. Vabbè, ma sei un infame, porca puttana. Io seguo Fireblade. Anch'io stavo seguendo il mio pseudo compagno. Che cazzo era? Madonna, mi ha preso un infarto. Ma a distanza. Ah, grazie per i bettini. Madonna, non sono abituato al rumore, mi sono infartato malissimo. Master, mi stavo guardando in giro cercando tracce della famiglia anche in realtà. Ancora? Sarà morta? Sì. No. Io per cambiare un po' l'iter vado sempre dai morti, giusto per dirlo. Cos'è? Devo fare un perception, un cose? No, li vedi lì che sono... Cioè, praticamente quando è successo siete entrati nella fortezza e li hai visti subito vicino a... qui. Ma grazie al cielo! Un po' vicino alla statua di Helm, che per chi non lo sapesse è la divinità dei difensori, dei paladini, delle guardie. Mm-hmm. Che bella! Avete ragione, abbiamo invitato un TPK per ora. Il primo. Mi è piaciuto quello. Che bella. La mia divinità, però è comunque una bella divinità, vado a pregare. Comunque se la sono rischiata, perché se fossero stati qualche metro più in là, sarebbero finiti in mezzo al soffio e non avrebbero fatto una bella fine. No. Mastro Nano. Cri. Allora, un attimo. Credo stia aspettando la richiesta. No, il nano finisce di guardare il cielo e il drago che se ne va, finisce di abbaiare qualche ordine. Poi guardando sempre in cielo guarda Fireblade. Esatto. Agli ultimi difensori che comunque sono ancora lì sul chi vive.
E appunto poi si gira verso la Tiefling. Dimmi, chi sei? Un attimo che c'è Ciccio che si sta grattando la webcam o il microfono, non lo so. Ma infatti... No, la webcam era. Ok. Perché ho sentito rumorissimi. Allora... Scusate. No, non ti preoccupare. Ho un lapsus. Chi stavo cercando io nella città? So che era un paladino, non ricordo come si chiama il nome. No, allora, tu in città non stavi cercando nessuno, t'era arrivata una lettera da parte di, aspetta un attimo che devo recuperare, Ontarthrum, che però non t'ha specificato cosa stesse succedendo qui, semplicemente ti diceva che c'erano stati... No, sì, stavo cercando lui, ero venuto qui per cercare lui, se non ricordo male. Se tu sei venuto qui, non so cosa dirti. Almeno lui ti ha mandato una lettera dicendo che c'erano dei movimenti sospetti attorno alla città di Greenest. Però lui non ti ha detto che sarebbe stato qua. Ah, io avevo capito questo. Allora. No, il come si chiama? La conoscenza di Eltas invece okay. Ha detto che sarebbe stato qui. Che però è un'altra persona. Allora faccio un leggero cenno con la testa, gli faccio Fireblade. Avete un passaggio segreto dove poter uscire e portare via i popolani? Ti guarda e fa... Cioè, siete qua da meno di 5 minuti e già chiedete queste cose? Magari dare una mano prima di chiedere una cosa simile? Comunque, sì, in teoria l'avremmo, se non ci fosse un buco gigantesco nelle mura adesso. Per l'appunto, cioè un buco gigantesco che non può essere chiuso a mano, mi sembra doveroso prendere una via di fuga per scappare tutti. E dove dovremmo andare? In giro per la città con i cultisti, qualunque cosa siano, che massacrano la gente? Questo è il posto più sicuro della città al momento. Non è del tutto vero, perché un posto più difendibile è sicuramente più un corridoio che un posto all'aperto. Se chiudiamo la breccia, anche solo con qualche mobile, dovremmo riuscire a tenere questo posto molto più a lungo che andare in giro per la città. Ma poi è presente quanta gente ci sia qui. E ti guardi intorno e ti rendi conto che se a colpo d'occhio ti sembrava ci fossero una ventina di persone, in realtà probabilmente sono centinaia. Vado a mettere a posto i sassi. Comunque fai un paragone fra i civili che ci sono e i difensori, che fra quelli morti in giro, che non erano comunque tantissimi, e quelli che sono rimasti sulle mura, cioè i difensori sono sì e no una ventina, e invece i civili sono molti di più, quindi anche se dovessero uscire sarebbe quasi impossibile poter garantire la sicurezza di tutti quanti. Mentre mi allontano, alzo un po' la voce per dire: chi riesce a muoversi, dia una mano a riparare la breccia. Voglio sapere una cosa, però, dalla breccia, siccome ricordavo qualcosa, sta entrando qualcosa? Al momento no, cioè se solo creato questo grosso varco, che comunque non è... cioè, per dire, tu che hai conoscenze dei draghi, se fosse stato un drago nero sarebbe stato molto più problematico, perché si sarebbero proprio sciolte le mura e sarebbe stato una breccia molto più grossa. Okay. Al contrario, adesso c'è spazio giusto perché passino una, massimo due persone nei detriti, e comunque in maniera non molto molto agile. Ok.
quindi praticamente sono diciamo spregio, che va. È ancora abbastanza difendibile come posizione. Mi sbaglio. Quindi questo drago ha distrutto le mura solo per sfregio. E boh. Cioè, prova, se vuoi prova a fare una prova di insight o di investigazione. Va bene. Io inizio a tirare su sassi, con molta frenesia. O eventualmente investigazione. Investigazione. Yeah! Niente, raga. Non ho visto il tiro io. Anch'io ecco. Non l'avevo visto. Ah. Wow. Vabbè ragazzi, niente, sono un po' così. Ho preso una botta in testa, Sei ancora sconvolto dal battimento prima. Drago. Secondo me ha confuso un sasso per un mimic. Vabbè, niente, io mi avvicino a Fireblade, cerco di dare una mano come meglio posso per bloccare. E comunque vedi che i soldati che prima erano sulle mura cominciano a scendere, danno anche loro una mano a cercare di chiudere il più possibile la... C'è qualche carro, qualcosa di grosso vicino? Non vi sembra. La maggior parte delle cose che stanno venendo utilizzate... Sono i sassi. Per chiudere sono i mobili rotti, le porte rotte che sono state praticamente scardinate dal boatolo del colpo del drago e comunque c'è tutta roba spaccata che viene messa lì. Ogni tanto ci infilano dentro anche qualche cadavere dei nemici. Allora, io invece prima di andare a dargli una mano volevo appunto finire la roba con la famiglia per chiedere come state, come siete arrivati qui. Allora, guardando soprattutto quella donna che mi sembrava quella più con i controcazzi. Allora, tu ti avvicini e la tipa che aveva detto chiamarsi Linan Swift ti saluta e fa ben arrivato messere, siete arrivato giusto in tempo per vedere la situazione in cui siamo. E i due figli e invece il marito sono lì che continuano a pregare ai piedi della statua. Mm-hmm. I bambini sono letteralmente in lacrime mentre piegano, perché per poco non venivano ridotti a cenere dal colpo del drago. Esatto. Io non ho molto purtroppo nel mio inventario, ma prendo una moneta e d'oro, la do alla donna dicendo per tempi migliori spero che possa aiutarvi a ricostruire ciò che è andato perduto, ma soprattutto che potrete vivere. Siamo nella stessa situazione tutti. Buona fortuna. Vedi che faccio notare che una moneta d'oro per sta gente praticamente è tipo non uno ma due mesi di stipendio. Sì. Quindi cioè praticamente ti guarda come per dire oddio è il messia. Posso finalmente comprare la macchina che volevo. Sì, ma sta crepando, penso che preferisci. E comincia a ringraziarti in tutti i modi, fa grazie, non doveva, gentilissimo, faremo in modo di condividere questa gentilezza con gli altri abitanti. Ok, dopo aver fatto questo gesto, prima di aiutare gli altri, perché vi giuro arriverò a aiutarvi, visto che vedo che la tiefling era molto... Allora, Weka. C'è Will che si fa cazzi suoi con cadaveri, che dice alle animelle, oh, il bosco è di là, andate per di là, mi raccomando, alla prima a destra, con lo svincolo a sinistra. Te che vada a tutti i popolani per vedere se stanno bene, io e l'elfo, come due coglioni, insieme alle guardie, cerchiamo di mettere a posto. Ah, aspetta, non volevo andare dai popolani. Volevo andare, dopo aver pregato brevemente, dopo aver fatto il segno della croce alla Tandar, oppure come qualunque sia il segno...
non so, bella zio, non lo so. Comunque vado anch'io dal nano a sto punto, anche perché prima non è che ero, non ti avevo seguito così. Salve, quindi come possiamo dare una mano? E mi dirà anche a me la stessa cosa? Stronzo, se mi dice anche a me la stessa cosa. No, nano si gira e fa... Ma che cavolo è successo oggi? Fra cultisti e tiefling, tutti gli inferi si sono riversati qui? Probabilmente, ma gli faccio vedere anche lui l'amuleto della mia divinità. Quando vede il simbolo di Atander fa... Gli dei siano lodati. No, no, siamo entrati in Skyrim. No, no. E gli chiedo cosa sta succedendo qui. A parte aiutarvi a ricostruire quello, cosa sta succedendo? Stiamo semplicemente cercando di recuperare quanti più cittadini possibili per tenerli al sicuro. L'arrivo del drago è una pessima notizia perché è l'unica cosa contro cui non possiamo difenderci qui. E gli altri, a parte il drago, c'era un po' troppa gente in giro per queste... Cioè, ne abbiamo eliminati alcuni, io ed altri incontrati lungo la via, ma non sapete cosa vogliono, cosa stanno cercando? No, non abbiamo assolutamente idea. E vedi che ti si avvicina l'umano e ti dice... Benvenuto, paladino. Darei qualsiasi cosa pur di sapere che cavolo sta succedendo qui e contro chi stiamo combattendo. Siete venuto qui... Io ho, tra virgolette, la risposta alla domanda, però sono troppo lontano, suppongo, no? Sì, siamo troppo lontani. Siete venuto qui mandato dal vostro ordine? No, io in realtà stavo cercando un mio... compagno, gli dico il nome, cioè te lo dico appena lo ritrovo. Poverino. No. Stavo cercando il monaco Leosin, non so se ne avete sentito parlare. Sì, è passato di qui un monaco qualche giorno fa, ma non l'abbiamo visto dalla sera che se n'è andato. Come se n'è andato? Dovevo incontrarlo a Greenest. Non so cosa dirti. È passato di qui, è rimasto qui per un paio di giorni e poi ha ripreso il suo viaggio. Beh, almeno so che non è fra le vittime. Probabilmente sono davvero qui per un motivo più grande di noi. Davvero vi aiuto come posso. Ora vado dagli altri per cercare di ricostruire. Aspetta. Se sei insieme all'altra tiefling e al mago? Insieme è una parola grossa. Abbiamo combattuto insieme. Beh, non so la loro storia. Per come siete messi, siete probabilmente i più capaci al momento. Se fosse possibile, sì. Vorrei chiedere a te e a loro... di recuperare qualcuno fra i nemici per poterlo interrogare. Va bene chiunque, non è importante chi, sarebbe meglio qualcuno dei capi, che magari sa qualcosa di più rispetto agli altri. Però abbiamo assoluta necessità di capire cosa sta succedendo. Sono d'accordo con te. Più che altro, come puoi notare, non siamo al meglio della nostra forma. Potremmo andare ad indagare, certo, se gli altri sono d'accordo, ovviamente. Siamo aiutate parlati. Gli altri soldati a chiudere la breccia. Nel frattempo vi farò avere delle pozioni. Ah, ok, vado ad avvisare gli altri allora. Mi avvicino a loro che stanno lavorando. Più che altro gli unici che stanno lavorando, perche... Io l'ho detto prima... L'uomo che segue le fiammelle, cioè, boh. Io vado dalla tiefling soprattutto e dall'altro che mi ha ispirato fiducia, non so bene come, e vi dico: hanno bisogno di noi, hanno chiesto il nostro aiuto, e indico
i tre dell'Ave Maria. Aspetta, sentivo Will che voleva dire qualcosa. No, ho detto che teoricamente per renderti ancora la cosa più facile, ma in realtà difficile, teoricamente non dovresti neanche sapere che sono lì, anche perché se ricordo bene, e ricordo bene, prima di entrare nel castello mi sono trasformato in una tizia qualsiasi con i capelli rossi, quindi... Ah già. Esatto. Di una tizia qualsiasi con i capelli rossi sui cadaveri che parla da sola. Ma... Per me esistono solo gli altri due, in poche parole. Perfetto. Io, se mi è concesso, quando ti avvicini e inizi a parlare, mi giro completamente ricoperta di sangue, visto che non sono messa benissimo di punti ferita, e ti guardo con tipo con il sorriso a 32 denti e poi ti faccio: buongiorno principessa, quando pensavi di venire a dare una mano a mettere a posto? Avevo altre cose da controllare. Certo, perché se qualcuno entra qui non c'è nessun problema. Ti sei guardata attorno? Ce ne sono troppi di problemi. Appunto, risolviamo quello più pratico e poi si va a parlare. Paladini di merda. Comunque mi ha detto che ci pensano le guardie, hanno bisogno di noi per una missione dopo averci rimesso in sesto con delle pozioni. Dicono che siamo quelli che possono fare la differenza. Io ti guardo con gli occhi gonfi e poi ti dico con... Non sarebbe stato meglio una notte di sonno? Però ok. Al giusto compenso posso fare quello che vogliono. Compenso? Sei una mercenaria. Non sono affari tuoi quello che sono. E continuo a dare una mano ai soldati per mettere a posto le mura. Sì, sì, anch'io non mi fermo comunque a... Parlo, ma non mi fermo. Io metto una mano sulla spalla alla tiefling, non in modo molesto. Non per fermarti da ciò che stai facendo. Non penso siano contemplati i soldi, ma la sopravvivenza è più importante. Vedi proprio che mi irrigidisco, mi giro leggermente guardandoti con la coda dell'occhio, togli subito la mano. Tolgo come se mi fossi scottato. Io mi giro un po' sorridendo e dico... Io mi giro un po' sorridendo e dico a Fireblade, e poi credo che a nessuno importerà se frugherai le tasche di qualcuno di quei cultisti. Non sono una profanatrice di cadaveri. No, non è vero. A chi vuoi prendere in giro? Mi giro verso i vostri nomi. Mi giro verso soldati. Ce la fate? Che quanto pare il vostro capo ci ha chiamato. Ce la fate da soli? Sì, sì, vai pure. Ma comunque, e vedendo che andate, vi chiedo quasi tutti lì a cercare di chiudere il buco. Quali sono i vostri nomi? Io mi avvicino con fare molto, come posso dire, un po' ammiccante, e dico: Gallindan, al vostro servizio. Eltas, Mephisto. Io a Mephisto vedi che è tipo... tipo... È tipo... pure famosa. Cioè pure famoso anche tu, Gallindan. Comunque quando senti Mephisto un pochino ti dici: ok, come fa un paladino a chiamarsi così? Storia lunga. Ok, io la mia risposta non gli do il mio nome, gli dico: chiamami Fireblade, dandogli letteralmente una spallata e andando dal tizio che dovrebbe decidere parlare. Io mentre se ne guardo Gallindar dicendo: difficile la ragazza. Sì, faccio così. Però non causi problemi.
Siamo in due. Tu combatti bene. Anche tu. La citazione. L'ho capita dopo. Non era voluta in realtà. Ci sto. E si scoprì. Ti piacerebbe restare per cena? Domanda. Sui cadaveri delle fiammelle che io mando a fare in piffero, se ce n'è uno che magari è palesemente con qualche lacerazione o bruciatura sul corpo, roba del genere, cioè ne riesco a trovare uno che è stato colpito dalla fiammata del drago? Ah, cioè, quelli che vedi, diciamo, sulla striscia azzurra, sono tutti stati colpiti da fulmine. Okay. Posso ispezionarli per vedere se c'è qualcosa di strano nelle ferite, dato che era una fiammata di tuoni e saette, non di fuoco? Sì, certo. Dimmi tu. Dipende, puoi tirare su arcana, su natura, no, scegli tu. Te lo tiro su natura, perché arcana faccio schifo. Hola. Non c'è niente di strano, semplicemente sono delle normali bruciature da fulmine. Sembra che appunto dei fulmini li abbiano colpiti dal cielo, ma invece sono usciti dalla bocca del drago. Ce n'è qualcuno che è rimasto in parte schiacciato anche dai sassi, che ovviamente sono sì, stati. Vabbè. Però per il resto non c'è niente di particolare. Ok. Sto pensando, vedendo la quantità di gente che si è ammassata là, umma, senza farmi notare, mi metto dietro l'angolino della statua a origliare. Ok. Voi quando raggiungete il nano e il governatore, adesso che sono un pochino più calmi, si presenta prima il governatore che le fa: bene, grazie al cielo siete arrivati. Io sono il governatore Tarbaru Nightail. Scusate, lo scrivo perché ho detto così. Sì, grazie. Sì, per favore. Già non mi ricordo già quello che hai detto, quindi è no, posto. Ma che belli questi fermi immagini. Ah, Night Hill, ok. Esatto. E Nano invece dice: io invece sono Escobert e tutti mi chiamano il Rosso. Il Rosso, bene. Il Rosso, lo vedete perché ha capelli e barba rossissimi. Sembra Willino versione nano uomo. No! Ma sai che l'avevo pensato anch'io quando avevo visto l'immagine? E nulla, è scoperta, vi dice: io sono il capo delle guardie della fortezza e della città. Lui invece è il governatore. Non abbiamo assolutamente idea di che cosa stia succedendo, no? Non sappiamo chi siano queste persone, e comunque, per rispondere alla tua domanda, Fireblade, sì, abbiamo un passaggio che porta fuori dalla fortezza e vorremmo che lo usaste per andare fuori dalle mura a cercare di catturare qualcuno per capire che cosa sta succedendo. Ok. Io non rispondo, li sto guardando con viso del tipo: ma che cazzo volete? E ricoperta di sangue continuo a fissarli, del tipo... Ti faccio io un riassunto, ti dico: dobbiamo capire cosa stanno facendo questi cultisti e dobbiamo interrogarne uno, quindi tenerne uno vivo. Prenderne uno vivo. Guardo te nel solito modo in cui guardavo loro, con lo sguardo sempre nel senso: che cazzo vuoi anche te? Credo che proprio... Forse che lui su The Witcher lei, sono io stronzo, qui sei tu, ho capito. Notato anch'io sto tutte queste donne mestruate. E io qual è, posso qual è fare stata, questa battuta. Qual è stata la domanda? Quella di Tarbao, no? Lui ha chiesto
che vuole sapere che cosa succede qui, giusto? Sì. Quanto okay. posso condividere di quello che so? Quello che vuoi. E allora ti faccio un'altra domanda. Cosa so? Allora, tu giustamente sei... eri parte, ti sei infiltrato all'interno del culto. E di per sé non sai di preciso come otterranno quello che hanno intenzione di fare, però per il momento stanno cercando di recuperare lungo tutta la costa della spada, quindi da dove siete voi fino in cima al polo nord, per così dire, dei tesori che possono essere un dono per Tiamat quando riusciranno a riportarla sul piano materiale. Tu che comunque conosci la storia dei draghi e comunque in generale Tiamat è una divinità conosciuta, sai che Tiamat sì. È stata relegata in uno dei gironi dell'inferno e non può effettivamente interagire con il piano materiale finché qualcuno non dovesse riuscire a farla tornare indietro. Ok. E quindi già il fatto che stiano cercando di portare un dono a una divinità che a tutti gli effetti non è su questo piano, qualcosa ti fa sospettare che magari stiano cercando di riportarla su questo piano. Esatto. Però okay. chiaramente non, è una cosa che non ti hanno mai detto di preciso, perché per esserti infiltrato non ti sei infiltrato a piani così alti da sapere. Ok. Però, io... diciamo che è una cosa abbastanza sensata da pensare. Voglio condivido con tutti quelli che mi stanno ascoltando in questo momento che si tratta di un culto del drago, solo questo. Io ti guardo come per dire cioè, non lo dico, ma il mio pensiero è potevamo immaginare. Visto che appena passato un cazzo di drago. Poi mi avvicino a Mephisto, Deltas Mephisto, e dico... Ok. Dopo dico di più. Ok, no, perché probabilmente visto il mio sguardo interrogativo, tipo capitano. Sì, 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 sì. Okay. Vabbè, allora è canon che i tiefling guardano male qualsiasi persona che non capiscono. Ma sono gli occhi demoniaci che in realtà traggono in inganno. Che guardano dentro l'animo. È scoperta quando dici che fanno parte di un culto del drago, vedi che si rabbuia un pochino e dice, come sarebbe a dire, è tornato il culto del drago, pensavo che agissero solo con i dracolici, qui. Perché adesso agiscono anche con i draghi vivi. A quanto pare hanno fatto un upgrade. E che prende la parola Tarbau e fa potrebbero anche agire con tutti i draghi del mondo per quello che mi interessa, se non sappiamo che cosa sta succedendo di preciso no, siamo spacciati. Fa un gesto e arriva un tizio che non è no, non è un riferimento a Escobar. Un tizio e vi porta delle pozioni di cura, ve ne porta 4. E beh, io la bevo. Come ce ne porta 4? Mi sono confusa dalla quarta. Confuso dalla quarta, sono Mephisto confuso. Effettivamente, no, non sai perché ve ne dia 4. Comunque, ve ne dà 4. Ma 4 a testa o 4? Sì, 4 a testa. 4 in generale, 4 okay. a testa. Ciao. Ce le dà in che senso? Ce ne dà una in mamma? Ciao, dammi. Sì, comunque vi vede che siete messi uno schifo. Okay, quello. Ok, cosa devo tirare, Master? Sono 2 dadi 4 più 2. 2 dadi 4 più 2. Si vede che siete messi a schifo, mi è piaciuta tantissimo. Madonna, siamo messi davvero a schifo. Io chiedo per curiosità, quanti piaffi avevate voi? Gli 11.
Signore, io mi rifullo con una pozione. Ho fatto 4-4 più 2. Bellissimo. Ho fatto 10, il massimo. La madonna. Anch'io. Ma che culo. Fortissimi. Ok, io ho fatto 3 più 4 più 2. Vabbè, sempre alto. No, io mi rifullo sul serio. Bello, io vado bello, oltre. Bello. Quindi va bello, bene. Bello, decisamente così. No, mi spiace, oltre non si può. No, sì, so che non si può. E... Perfetto. Cazzo, ma che culo questi tiri, cioè... Ok. Ne avrete bisogno. Dopo che bevo, faccio un bel respiro e faccio... Ah, ci voleva. Io mi metto l'ampolla in tasca. Non la bevi? No, l'ho bevuta, ma l'ampolla non la metto in tasca. Mi sembra una cosa intelligente da fare. Cioè, non è in più, gli faccio Benadia, se serve la usiamo dopo. E sì. È scoperta poi in... ti guarda e dice... Come dicevo prima, sì, c'è un passaggio che dà all'esterno della fortezza... Dobbiamo anche assicurarci che non sia stato scoperto. Quindi se dovete uscire, vi conviene prendere quella strada e assicurarvi che non ci sia nessuno all'uscita. Immagino non ci sia compenso per questo, vero? Tutto quello che troverete in giro che non sia che non sia dei cittadini, potete recuperarlo senza problemi. Di solito lavoro per contratto, ma va bene. E il governatore invece ti fa: se tornerete vivi, vi pagherò io di mia tasca. Lo guardo. Beh, se torniamo morti, di certo non torniamo. Scoppio in una fragorosissima risata. Anche a me è piaciuta la risposta, ma non posso. Ghigno e basta. Faccio un ghigno che cerco di trattenere. E nulla, quindi è scoperta, vi indica questo diciamo non so come spiegarmi, ma... granaio, la via, no? Ah, questo no, queste porte, una, sì. Una specie di mini capannina, diciamo, fatta in pietra con una grata in ferro. Che comunque potete, cioè vi aprono senza problemi i soldati quando vi avvicinate. Com'è il muro nel frattempo? Si è chiuso, però chiaramente volendo se qualcuno ci si arrampicasse sopra potrebbe entrare senza difficoltà, ovviamente con della gente che ti lancia contro sassi, pietre e frecce. Esatto. Chi più ne ha più ne metta, non è esattamente facile. E Will, tu cosa fai? Cioè, nel senso, hai seguito tutta la conversazione, però non hai partecipato. No, ma infatti quando loro vanno alla grata io li seguo, non standogli attaccati al culo, ma tenendomi una certa distanza. Stasera? Sì, no, stasera proprio, una certa distanza. Dove mi sono messo, tipo, stile un po', capito? Mi metto lì tra i popolani, aspetto che loro entrano e poi una volta che sono entrati li seguo anch'io, però lasciando un po' di metri di distanza. Cioè abbiamo uno stalker, non ci accorgiamo. Anche perché non vedo guardie, o non so se ci sono guardie. No, finché non entriamo chi si accorge di uno stalker, ci sono 200 persone, ha detto. Sì, infatti. Mi chiama percezione passiva. No? No, appunto. Però dipende se sta cercando di farsi notare o meno. Se sta cercando di non farsi notare, allora deve tirare furtività, altrimenti... Però con la furtività passiva che avete, mi sa che... Comunque, entrate in questa mini casetta, in questo passaggio, e inizialmente vi ritrovate in questo... lunga scalinata fatta in pietra scolpita, che man mano che scendete diventa sempre più scivolosa, cioè,
ma non perché umido sia qualcosa, cioè semplicemente umidità dell'essere sottoterra. Ma non è pericoloso camminarci sopra, non rischiate di scivolare. Ok. E eccoci, adesso. Oh no, un cazzo di dungeon, no! È tutto nero, accendete la luce. Posso volare nel nero. Accendete le fiammelle. Accendete le fiammelle. Dovreste vedere un pochino, no. Giusto? No, io vedo no. Solo il mio token che è sopra la nebbia di guerra. Solo il mio token, esatto. Solo ed esclusivamente il token, questa cosa non è buona. Nel frattempo, aspetta, casa quindi faccio così, wii! Stanno vediamo. Un cane, a quanto pare, quindi scusate il casino di fondo. Non si sente niente. Ah, ma meno male. Voi avete 60 feet di visione notturna, giusto? Sì. Io sì. Non ho capito. No, tu no. 60. Io. Come io no? Un mezz'elfo, come no? Io oscuro. No, sto dicendo perché l'ho messo su Will, ma non. Hanno. Tu no, Will non ce l'hai. No, invece noi tre sì. In teoria noi vediamo anche al buio, in teoria. Io e il paladino. Quindi in realtà tu, Will, sei l'unico che non vede effettivamente dove sta andando. No, vabbè, poveretto. Come fai a seguirci? Chiude la porta! È mondo cazzo sono! Ma in tutto questo, ci siamo accorti che qualcuno ci sta seguendo? Beh, dipende dal suo tipo. La nostra percezione passiva. Tu Will, stai cercando di non farti notare, quindi vuoi usare furtività o... Beh, qua in questo caso direi che sì, mi sa che ti tiro furtività, però cioè, prima ero un popolare, anche se in realtà ho un bastone con una lanterna, quindi... Però... sì, ti tiro... No, allora, se il bastone fa luce... Ci vedi. Sì, teoricamente è un bastone con una lanternina che fa una fiochissima luce blu, in realtà puoi anche non considerarla, quindi... Vedo la punta dei miei piedi, tipo. Almeno però vedi gli strapiombi. Però... noi potremmo vederla. Beh, è un neon blu in una caverna, direi che... In una caverna totalmente al buio. Esatto. No, in realtà è l'unico modo notarsi. Perché è l'unico modo perché voi vediate, perché in realtà se non c'è almeno un breccio di luce, anche voi non vedete niente. No, e mi ricordo che i tiefling possono vedere al buio. È come cazzo si chiama? Perché questa scheda è tutta in inglese, accidente, allora chi l'ha fatta? Allora, Dark Vision non è blindsight, attenzione. Oscurità, sfumature di grigio fino a 60 piedi. Ma quindi che cazzo è oscurità totale? Oscurità totale non vedete un cazzo. Comunque, la luce che c'è alle spalle comunque vi consente per il momento di vedere abbastanza, sia quella di Willino che quella che arriva dall'inizio della... Ma la mia domanda sorge spontanea a questo punto: Willino deve tirare per non farsi sgamare o noi dobbiamo fare tiro di percezione a questo punto? Vabbè, c'è una cazzo di luce, io mi giro, cioè. No, c'è la luce del coso, dell'entrata. Allora, potete benissimo confonderlo per... Ah, ok. Comunque, se Will mi fai sto tiro su furtività, possiamo anche andare avanti. Io non avevo capito che... No. È perché c'era ancora tutto il dibattito del coso. Cazzo! Quanto avete di percezione passiva? Con me ce la fa a furtivare. Io 9. Percezione passiva 9. 13 in investigazione passiva. Io 13 in percezione passiva. Ho 13. Io percezione. Non vi accorgete di un cazzo, tu non li puoi seguire. No, vabbè, bello. Bello. Non ho parole. Sì, percezione a 13 di quella passiva. Anch'io. Ma niente, vado avanti convinto che... Ho una torcia nell'inventario. Io ho una torcia... Cazzo, bravo. Bravo. Oh.
Che bello qualcuno che usa l'inventario. C'ha ragione anche lui, infatti ero lì che dicevo, ma come cazzo faccio a non avere niente di luminoso? Sono un cazzo di paladino della luce. Ma te sei un paladino di merda, incanta la spada e va in giro con la spada incantata, no? Incantati l'armatura, diventi... No, non casco. Non hai luce al primo livello? No. Non ha un trucchetto che fa luce? No. Ho un trucchetto con cui posso toccarti il culo al buio. Così. Questo è interessante. Sono interessato a questa cosa. Mi sembra giusto. Con mano magica. Allora, io ho una torcia. Anch'io, e non ho paura di usarla. Sei da... Chi è davanti? Te, accendi la torcia, io non la uso. Tiro fuori la torcia. Andiamo, torcia da una parte, spada nell'altra. Ma le torce non si accendono in automatico? No, uso anche l'acciarino e la pietra focaia. Ah, ok. Com'è che si chiamava? La Tinderbox? No, che cazzo? No, la Flintstone. Vabbè, io nel dubbio... Usate tutti quanti una torcia, quindi? No. Io sì. Il primo di fila e basta. Ok, perfetto. Io non ce l'ho. Ti ho modificato la luce che metti. Ok, perché così non la usa lei, la torcia. È per quello che la fa scaricare a me. No, è che se finisce la torcia, ne accendiamo un'altra. Se la accendiamo tutti insieme, si consumano tutti insieme. Ma ovvio che va. Il primo, e visto che vado io, vado di torcia. Vabbè, e dico statemi vicini. Sì. Elfo, non ricordo il Galindan, giusto? Sì. Preferisci stare davanti? Come preferite? Allora muoviti. Vabbè, va bene anche così. Io vedo che non mi state seguendo molto. Che figata la cosa di nebbia. Che bello, spariscono tutti. Sì, è molto figo. No, prima di girare agli angoli, io quasi quasi farei una cosa intelligente come azione. Scusa. Sentiamola prima di dire che... Angoli come copertura. Aspetta. Faccio senso divino, ma non adesso, lo farò al prossimo angolo, perché mi sto un po' caccando sotto, anche se sono un paladino. Ora io sono lì che... Quindi. Quando arrivo qua faccio senso divino per capire se... fino alla fine del mio prossimo turno posso percepire qualsiasi cosa influenzata da santificazione o conoscere posizioni di celestiali in mondi non morti, a caso, entro 18 metri. Vabbè, presumo i non morti, quelli celestiali non credo ci siano messi sotto a rompere il cazzo. Immondi. Sì, percepisco che ha sprecato, però magari lui è un cazzo di immondo, non lo so. Ripetimi le categorie. Qualsiasi celestiale, immondo, non morto, entro 18 metri, che non è dietro copertura totale. Ok. E qualunque cosa influenzata dall'incantesimo santificazione. Non percepisci niente, cioè, okay, Willino non è santificato, ok. Master, io vorrei fare un'altra cosa, se mi è concessa. Io vorrei fare un tiro di percezione per sentire se c'è qualcosa nel dungeon. Ok, tira pure. Bravo, sì, mi sembra molto idea. Più sensato. E in tutto ciò tengo la torcia con la mano magica, perché mi ricordo che potrei usare effettivamente quella per tenerla. Sì, io ho lo scudo e l'arma. Sì, sarebbe bene che tu usi questa cosa che va, vedi la torcia e fa esatto. E quando vedo lei che si ferma per percepire, voglio anch'io percepire, anche se Fireblade mi dici cosa percepisci magari. Fate parlare il master. Tu percepisci che comunque non siete soli all'interno del tunnel, però quello che senti è sostanzialmente dello squittire. Quindi no, non li vedi, non sai dove siano, ma... Fermi tutti! Non siamo soli. Quando dice fermi tutti mi immobilizzo così. Ci sono dei topi di merda. Quando dice questa cosa faccio così. Mai sottovalutare i topi. Potrebbero essere in tanti. Vero.
Hai paura dei topi? Una massa di topi potrebbe spaventare anche un drago. Non penso che sia così pieno. In realtà... Dopo che hai detto questa cosa, dalle pareti cominciano a uscire un sacco di topi. Ma veramente? Mai a darmi retta, porca puttana! Ma sono veramente tanti, saranno... Quelli che avete davanti a Willino saranno una ventina e davanti a voi ce ne saranno degli altri, ma sono anche belli grossi, ciccioni. Io non ho mai visto così tanti topi tutti insieme. Si vede? Biscottino? Sono grossi così i topi. No, era un biscottino che mi ha dato Martina, forma di cuore. Ma che carino. Non lo vedo. Aspetta. Che non è stato mangiato. Ok. No, no, è che c'ho la tua... Direi che dovete tirare iniziativa. No, ma il mio paladino si sente una merda. Cioè, uno spiccato totale adesso. Perché... Sappi che io cioè... Me lo rinfacci a vita. No, io già te lo dico. Ve l'avevo detto di stare in silenzio, porca puttana! Speriamo. Bel tiro, perfetto. Speriamo funzioni. Era questo... E per Ciccio. Fortuna che ho specificato che sto tenendo la torcia con la... Con la mano magica e non con la... Sì. Comunque Nitro, niente, non ti vedo perché ho problemi con le webcam. Bello. Io ho visto un 5 a te di iniziativa. Sì, in realtà sono proprio... Siete sfigatissimi perché vanno avanti loro per primi. E Willino, mi spiace per te che sei rimasto tagliato fuori dagli altri. Viene attaccato per primo. Aspetta, non sapevo neanche che sei lì per recuperare il tuo cadavere. E più che altro lui ha un punto ferita, quindi gli fanno... Porca. Esatto. Si sente un tonfo e capiamo che c'era qualcuno dietro. Tas 11, ok. Sì, vabbè, moscino, che cazzo. Cioè, ma tu veramente ci sei messo ad inseguirci con un PF? Sì. Perché non mi immaginavo dei topi in un tunnel, ma ok. Che cazzo ti aspettavi? Un verme pureo? Però più o meno. Ah beh, gli entra in bocca e lo toglio da dentro. Allora, dunque, dov'è? Eccoci qua. Biscottini. Allora, che classe armatura c'hai, Willino? Faccio che lo vedo qui, ti prendono e ti fanno... Va a zero. A non prescindere da qualsiasi cosa, ho un punto ferita. Bisogna vedere se ti ammazzano sul colpo. Ah! Ottimo! Come se lo ammazzano sul colpo? Ti fanno 4 punti ferita. Ok, toccano agli altri. Sì, vabbè, ma c'è la regola, quella che se ti fanno un tot di danni in extra rispetto alla tua vita, muori sul colpo, no? Non so quanti siano i danni in extra che devono essere. No, ma te li devono fare tutti insieme. Ah, ok. Ma comunque voi adesso lo sentite, a parte i topi che stanno sciamando dietro di voi e quindi li sentite. Ma veramente, Willino, tu ti sei ritrovato morso ovunque. Dai topi e comunque le grida le hai lanciate. Vabbè. Okay. Eltas, vieni attaccato dagli altri topi. Non ti prendono. Ok. E noti che comunque sono abbastanza preoccupati dalla torcia che hai in mano. E tocca a te. Bello. Beh, era scontata il suo colore del fuoco. Io non so se è fattibile la roba di usare la mano magica per infuocarli, cioè usare la torcia con la mano magica, mi sa che è una cosa fuori dalle regole.
Non ho capito cosa vuoi fare. Vorrei infuocarli usando la torcia che sta sulla mano magica. Sì, la torcia fa danno. Ma posso usarla con la mano magica? Cosa significa poi usarla con la mano magica? Vuoi usarla per dargli le botte col fuoco. No, la mano magica non si può usare per attaccare. Ok, mi sono ricordata questa cosa. Ma cos'è? Mage Hand? Ah, ok. Sì, perché la torcia la sta reggendo quella mano. Qualcuno prenda la torcia dopo. Io vado di ignoranza attaccando dei topi. Vada, attacchi pure. Però nel dubbio, se qualcuno ha delle mani libere, vuole prendere la torcia accesa. Io sono l'ultima nel giro, non mi rompere. Ha tirato. Se posso. Sì, 17. Okay. E con una mano, quindi che schifo. E quindi gli fai quanti danni? 4. 4. Ok. E basta. Che sono questi qua. E dico... Non ho mai visto così tanti. Tocca a Guillino, devi farmi un dado 20. Arrivo! Adesso torna altro dado 20 e torna in vita come l'ultima volta. È posseduto. Sarebbe divertente. No, un fallimento. No, no buono. Galindad. Quanto dista da me la torcia? Cioè, di a portata di mano. Bella okay. L'idea di mettersi stile tartaruga con lo scudo. Allora io prendo la torcia e cerco di dar fuoco, diciamo, ai topi, quelli che ci sono qua davanti a Deltas. Ok. Allora, puoi passare in mezzo ai topi, volendo. Però se ti allontani... Allora, ti spiego. Posso mettermi qua, dici, no? Puoi metterti lì, ma se ti allontani di più, chiaramente prendi un attacco di opportunità. Perché sono uno sciame, per così dire. Quindi ci puoi passare in mezzo, ma non puoi... Ha comunque le regole dell'attacco d'opportunità. Ok. Attacca pure. Non ho però l'attacco con la torcia, quindi dimmi tu. È un attacco... Di 20. Sì. Sì, sì. Aspetta che 20, ti dico 20. Anche di preciso quanto fa la torcia. Cazzo. Fa un danno da fuoco, bellissimo. Poi ma tanto con 6 non li hai presi, quindi 6 più qualcosa, non lo so. Più il tuo modificatore, in teoria. Si applica qualcosa? 6 più il tuo modificatore di forza. Allora più 0. Ah no, tocca a Fireblade, tu Aspetta, eventualmente potrei utilizzare un'azione bonus con un pugnale. Sì, in teoria sì, perché comunque attacco, cioè se consideri la torcia come un'arma in una mano e il pugnale nell'altra, sì. Però lo potrei fare. Se non hai la come si chiama? Two weapon fighting. Non applico bonus, lo so. L'unica cosa che mi sto chiedendo è il bastone. Vabbè, comunque hai usato la torcia per colpire. Quindi il bastone immagino che l'avrai riposto sulla schiena o. Mm-hmm. Sì, sì, ero riposto sulla schiena. Se vuoi attaccare, attacca pure. Sì, sì, attacco con... Vabbè. Secondo solo. Arrivo. Ecco, attacco. Dov'è l'attacco? Arriva più l'attacco. Non trovo
forse ce l'ho fatta. Sì. Qui su Roll20 non si vede niente. Sto cercando di impostare l'azione bonus in realtà. Ma vado direttamente da D&D Beyond? Come? Da quel dio da là sto agendo. Non ho capito, scusami. Da D&D Beyond sto facendo. Se vai sulla scheda e sulle azioni, dove ti basta fare un attacco normale con il pugnale. Ah, ok, faccio un attacco normale senza... Sì, però il moltiplicatore dobbiamo togliere. Esatto, che è più 4 di destrezza. Insomma, quindi sbaglio. 17. 17 li colpisci. Quindi posso tirare i danni che non hanno sempre il bonus, giusto? Sì, esatto. Quindi 2 danni. Ok. Perfetto. Dicevamo, tocca Fireblade. Tu sei quella più vicina a Willino, quindi sei quella che ha sentito meglio qualcuno gridare alle tue spalle. No, infatti io volevo chiederti, accendere una torcia e andare in quella direzione mi impedisce di fare l'attacco, giusto? Sì, perché comunque richiede... Cioè, devi prendere la torcia, la devi accendere, ma è un'azione completa. Vabbè, niente, accendo la torcia e... A parte ne ho 10, la madonna. Ho pensato che comunque... Accendo la torcia e vado qui. Non penso di poter arrivare da Willino. No, volendo puoi, perché come dicevo prima, Galindan, puoi passare attraverso... Sì, ma i doppi arrivano da te. Sì, però c'ho la torcia, quindi dov'è riuscire a passare nel mezzo sempre che mi attacchino? Sì, ma anche passarci in mezzo, non vecchi attacchi di opportunità. Allora li metto qui. Vai oltre Willino. Per curiosità, che forma ha? Sono sempre la tizia con i capelli rossi. Anche da non cosciente? La forma. Ok. Devo proprio morire per cambiare forma. No, niente, arrivo lì e fine, non posso fare altro. Ok, però nel frattempo ti ritrovi davanti i topi che ti attaccano. Quanta classe armatura hai? 13. Quanto? 13. 13? Cazzo di classe armatura è impossibile, perché non hai una classe armatura così bassa? Perché è normale, è di livello 1, eh. La scheda si è fatta insieme, eh? mi dispiace per te. E ti prendono e ti fanno, vediamo. E poi ho più di un'armatura media, non posso vivere. 8 danni. Camado, ma perché mi sono fatto cazzi mia? Io ogni volta vado ad aiutare la gente. Quante gli hanno fatto? 8 danni. Cioè, sono ritornato a 4 punti fei. Cioè, dei topi. E sono tutto danni. Questo da notare come si è bloccata la mia webcam. Nel momento in cui ha detto 8 danni, io ho fatto quella faccia e si è bloccata la webcam. Vediamo se riescono a colpire di nuovo Eltas. Cosa che dubito, comunque. No, perché hai 18, loro hanno fatto 15. Tocca ad Eltas. Figa, 15. Okay. Allora, vado ancora con la mia magica spada. Ah, se mi è concesso, senti un bestemmione lanciato da dietro. E urlo. Dovevamo stare uniti! Ma qui c'è una cogliona che è svenuta! Oh no! Effettivamente. Ok. Ho tirato. Ho fatto danni. Una figa. Vabbè. Porca miseria. Sì, ma è uno sciame. Ma mi spieghi come cazzo si uccide uno sciame? Ah, lo sciame lo chiappi per forza? Tocca a Willino. Sì, ma non moriranno mai. Tieni. Tutti. Successo. Adesso. Okay. Tocca a Galindan. Io faccio la stessa azione, doppia azione di prima, cioè con la mano principale provo ad attaccarli con la torcia, quindi via con i 20. 16, sì. Ti prego. Preso. Ok. E invece con l'altra mano li attacco con il mio
dal piccolo pugnaletto, faccio 18 con dado. Ah no, madonna, ho sperato che fosse un critico, invece no. No, faccio 18 col dado e 4 con i danni. Allora, quelli che avete davanti si sono ridotti a metà, perché già il fuoco, ne ha preso fuoco uno, ha cominciato a girare intorno, no, impazzito, e anche tutti gli altri hanno preso fuoco. Bellissima scena. E tocca a Fireblade, che è a 4 punti ferita, con davanti un lancio sciame di... Full vita. Sì, è proprio full vita. Allora, io chiedo se è fattibile. Io ho una marea di cioè ho degli indumenti casual da poter nell'inventario. Ok? Se io glieli tiro addosso e poi ci tiro la torcia. Sì? Si può fare volendo. Il punto è, c'è l'intrappolo lì dentro? Intrappolarli? No. Nel senso, gli do fuoco a tutti, se faccio una cosa del genere? E gli fai di sicuro parecchi danni. Perché il mio coso è, anche se non riuscisse a fargli danno, dovrebbero avere davanti o sopra una fiamma viva e dovrebbero telare nei muri. Di logica. Praticamente. Quindi stiamo io dando fuoco. Di logica avevo un bastone con una fiamma e mi sono saltati addosso, quindi non so quanto sono spaventato. Vabbè, ma te hai detto c'era una fiammellina, ha detto che faceva poca luce. Sì, più che altro io sto pensando che quella fiamma impedisce anche a noi di tornare indietro e di prendere altre pozioni o cose. Allora, lo faccio, prendo dall'inventario, lancio gli indumenti e gli lancio la torcia addosso. Ok, allora fammi un D20 più destrezza per vedere se riesci a prendermi. No, vabbè, prendi un villino. Hai lanciato la tua sottana a vuoto, ormai è inutilizzabile perché è lì nel fango, sporca di non si sa bene quanti escrementi di animali. E però se vuoi puoi ancora attaccarli con la torcia. Faccio taumaturgia allora. Ok. Aumento la luce della fiamma, vedi se si spaventano. Ok, sì, si spaventano, ma vedi che sono troppo interessati a Willino a terra. Cioè, tu stai letteralmente cercando di non farli arrivare da Willino. Ho finito il turno, presumo. Sì, difatti tocca loro e vediamo se riescono a raggiungere Willino. Rip. Allora, ti raggiungono, ma non riescono a colpirti. Che non so perché roll 20 dopo problemi, per un attimo non c'era più nessuno. Sì, okay. Sì, ho visto anch'io. Non so cosa sia successo. C'ero il 20. Sì, ovvio, però. Meno male. Vediamo. Quelli davanti attaccano di nuovo Eltas. Giusto così. Non ho capito perché Nitro si chiama Violetta, ma ok. Però non ti prendono. Tocca di nuovo a te, Eltas. Io, percependo cose strane, vedendo che la situazione qua è abbastanza regolare, e avendo percepito la bestemmia della tipa... Ah, ne ha tirata un'altra quando gli è cascata la sottana nel fango. Esatto. Urlo. Dico a Gilgamesh. Gilgamesh. Sono iniziate le guerre del Santo Graal. Dico, vado ad aiutare dove... vado, anche perché io li leggo tutti, qua mettilo su Roll 20, nella versione che rende. Comunque, ti dico, vado ad aiutare dove c'è bisogno. Ce la puoi fare, credo in te, credo che tu ce la possa fare.
Ora lo sciottano. Con uno sguardo un po' disperato, come per dire, no, mi sta abbandonando. Ma... come se è bloccata la webcam. Vedi, lo sguardo disperato. Te la lascerò un po' così. Così ti sentirai in colpa. Ok. E, domanda, da un topo all'altro... Cioè, non potevo fargli una carica correndo dall'altra parte a attaccare, no. No, perché non siamo su Historia e non c'è la carica, a meno che tu non abbia il talento. Ok. Puoi usare però non una tattica... Non potevo arrivare di là ad attaccare, però, cioè... Puoi usare una tattica molto più semplice. Gli caschi addosso... Sono topi! No, chiedevo se avesse senso muoversi e attaccare... Non so quanto sia la distanza da un topo all'altro. No, ci arrivi a topi, sì. Sì, perché tu eri qua. Ok, no, era per sapere se potevo dirgli hey, ciao amico, e attacco l'altro. O comunque allontanandoti così ti becchi attacco d'opportunità. Va bene. Porca troia. La misura della Madonna. Wow. Tanto vediamo l'attacco d'opportunità. Allora, gli fai 14 danni. E ne ammazzi parecchi, cioè tira una bella spazzata con la spada e praticamente la metà scompaiono. Thanos epico. Ottimo. È stato un... ciò, comunque... e la puoi fare. Mi vado di là. Vroom. Ok. Tra il fuoco, il fatto che adesso siano loro accerchiati e il fatto che non siano riusciti a prendere le la loro preda, se ne vanno. Cioè, però sono loro che si stanno cacando sotto. Come se ne vanno? Se hanno il svantaggio numerico, hanno preso fuoco... Cioè, c'è una fiamma che l'ho accesa, tipo, è diventata un faro. Perché gli hai asfaltato mezza gente? Non capisco dove si sono infilati. Nel muro, da dove sono usciti. Che pezzi di merda. Sono usciti dalle fottute pareti. La spada si ficca la spada nei buchi. Dopo acchiappa la talpa. Mi sa che ne fai fuori ancora qualcuno, ma già di per sé non penso che sarebbero usciti di fuori. Squit! Bastardi. E dunque. Sta a Willino. Esatto. Successo. Per fortuna. Tocca Galindan, tu c'hai davanti l'ultimo gruppo di parte. Ok, io voglio fare una cosa, vorrei mettermi dall'altro lato, cioè così, tipo fare come ho fatto prima, ma al contrario, per cercare di vedere dove sono i miei compagni anche. Mm-hmm. Ok. E poi faccio la stessa cosa che ho fatto prima, ovvero attacco da un lato e dall'altro. Vada. Io ti renderò un paladino. Non è vero. Prendi. Aiuto! Si è letteralmente cacato addosso. Perché la lasciavo da solo. Carblade, tocca a te. Io visto che mi sono preso la pozione da quell'altro, la do alla tizia per terra. Ok, tira anche tu Willino per vedere quanto recuperi, sono 2 dadi 4 più 2. 2 dadi 4 più 2, tieni. Minchia. Ma che sfiga. Farei notare una cosa, l'avrei voluta solo su di me, ma sono legale buono, l'ho dovuta dare a lui. E niente, torni in piedi, con 3 punti ferita. No, con di... più e più 2 e 5. Ah, ma perché non hai messo 2? Quindi 5 punti per anche perché il 3 è matematicamente impossibile come risultato. Con 2 dadi 4. Ah, dice giustamente come. Eh sì, perché il minimo è 2 più 2. Vediamo se ti prendono Galindan.
No, ti prego, fai il mio, sto pregando per te, ti giuro. Non ti prendono e anche loro se ne vanno. Dovevano soltanto chiappare me e riportarmi a 4 punti feriti di base, cioè... Se ti avessero colpito mi sarei sentito incolpissima fino alla fine del giorno. Goccioline di sudore. No, ma ti devi sentire una merda, perché hanno colpito me, che io vi ho detto c'erano i topi. Sì, un po' mi dispiace. Mi avvicino e guardo un po' la situazione. E signore, questo era il combattimento facile. Ah, questo è facile? Sì. Era un top. Beh, dai, comunque, io adesso siamo colpita. Ma io ora accendo un falò e ammazzo tutti sti stronzi. Comunque... Una domanda al di fuori di tutto, solo per capire. Quando hai fatto tirare poi subito iniziative e tutto? Prima di tirare istantaneamente iniziativa, di riflessi o qualcosa del genere, potevo dirti qualcosa? Perché teoricamente io avrei un animal handling con più 6, quindi magari li potevo calmare, però essendo che hai fatto tirare iniziativa... Se ti faccio tirare iniziativa e non ti dico, cioè non ti chiedo se hai delle reazioni, significa che non c'è proprio modo. Ah, ok. Sono già usciti e stanno attaccando. Voi comunque ricordatevi che se inizia un combattimento e siete sorpresi, non avete modo di utilizzare reazioni. Se invece inizia un combattimento e avete delle reazioni che possono essere utilizzate per dire subito senza necessità, senza risposta a qualche attacco, usate, se ha senso che possiate utilizzarlo. Per dire, il chierico della luce... come reazione può imporre svantaggio a degli attacchi. Quindi, volendo, si può utilizzare anche fin dall'inizio del turno. Io mi riprendo le mie sottane e cerco di pulirle. E io vorrei fare una cosa. Vediamo se il master me lo permette. Vorrei sapere se la mia competenza in medicina può aiutare i miei compagni in qualche modo. Intendi recuperare punti ferita? Sì, o quantomeno farli sentire meglio. Farli sentire meglio, sì. Recuperare punti ferita, no. Okay. Io, raga, posso toccare... Allora, comunque, cerco di farli sentire un po' meglio. Riesci a bendare le ferite date dai morsi, ne stringi un pochino perché magari la compressione possa fermare la fuoriuscita di sangue e comunque... dare un po' di sollievo, ma per il resto non che tu possa fare tanto. Io vedendoti fare questa cosa su uno dei due vado ad aiutarti facendolo sull'altro, ma più io di tutto io andavo guido. Dalla signorina, in realtà, cioè, andavi? Dalla signorina che non sappiamo che cazzo è. Sì, poi io guardo la signorina, che suppongo sia anche carina, la guardo con un certo interesse. Beh, ti faccio qui, me, stai a curarmi, qui. io c'ho... Poi comunque dico, non è molto, ma dovrebbe farvi stare un po' meglio. Sì, se mi aveste ascoltato e se... Tu chi cazzo sei? Io sorrido. È una domanda legittima, non credi, mia cara? Da un orecchio a un orecchio... mi sto pensando, fammi pensare, come posso metterlo giù? Diciamo che per ora mi alzo, cioè tenendomi al bastone che ho con la lanternina. Se la lanternina si è spenta, vabbè, la riaccendo. Si è spenta. Non si Ma spenta, noi abbiamo già visto quel bastone, in teoria. È quello che stavo per chiedere. Sì, vabbè, il bastone è sempre lo stesso, non posso cambiarlo. E allungo la manina dandogli un nome, aspetta, Ambra, Baci, Cicco, Cotra, Sara. Possiamo fare un insight sul bastone. Sara. Guarda, l'avete visto meno di 3 ore fa, non c'è bisogno di fare un insight. Quello dove lo hai preso, Sara? Ma quello non era il bastone in mano a quel vecchio pazzo? L'ho trovato fuori dalle mura, per terra, stavo scappando, l'ho usato per... Posso fare? Vediamo. Sarebbe insight la prova per capire se sta mentendo. Allora, se no, me lo fai, fare... deception. Esatto, cioè... questo devi proposto tirare deception. Ok.
Allora, quanto hai di passive insight? 9. Ok. Puoi provare a tirare. Porca puttana, c'ho 15 io, che palle. Proviamo. Niente. 7. Meno, ancora meno. Ti pare sincera, nel senso è una cosa plausibile. Sì, a lui. No, anche a te. Ma io devo tirare. Se vuoi farlo attivamente, sì. Sì, voglio tirare, però... Come percezione, allora considerate che l'insight, investigation e perception passivi sotto quello non potete andare chiaramente. Mm-hmm. Perché non me lo tira il coso? Vabbè, tiro con vantaggio. Vai. Tanto calcolo il primo e vaffanculo. Non me l'ha messo sul roll 20. No. 19. Sta mentendo. No, non è investigation, cazzo. È insight. Indagare. No, è quello sotto storia. Ah, intuizione. Sì. Sì. Ah, perché tu giustamente ce l'hai tradotto. Che culo. Sta mentendo. Che culo. Come menzogna è plausibile e sembra anche riuscire ad ingannare Galindan, però non è riuscito a ingannare te. Io la guardo e non dico niente. Io nel frattempo la guardo, me la squalo un pochino per testa di piedi. Okay. È una bella redhead. Ecco, immaginavo. Io le sporca di sangue e fango. Okay. Le dico... Ok, tranquilla, ti scortiamo indietro. Io guardo la... Beh, penso che... Cioè, ero svenuto, ma mi sono accorto chi mi ha dato la pozione, o... Sì, ti stavo... ti ho dato, l'ho fatta versa in bocca tutto quanto. Quindi... Vabbè, mi giro e... Cioè, una volta che sono in piedi faccio un inchino molto polite verso la tiefling e gli dico grazie mille, grazie, grazie. Ok. Allora, capendo che ha mentito, però non so se sia effettivamente il tizio che abbiamo visto prima, siccome sono abbastanza incazzata perché sono letteralmente un collaborato di denti, con la mia torcia... No, me ne vado. No, ferma. Appunto. No, anda a quella parte. Torniamo indietro. La sala la strada di casa. Tu non stai bene. Dovevamo chiedere altre pozioni. Non ti rispondo e continuo a camminare. Vengo a prenderti. Di peso, se necessario. Ti ho già detto giù le mani. Esatto, vi stavo per prendere. Morta non serve a nessuno. Beh, mentre loro litigano, io vorrei parlare con Galinglan. Esatto. Stai lì col token, che mi metto qui per così. No, dico a Mel, stai lì col token, perché sennò non vedo gli altri. E come si dice? Okay. Ringrazio ancora e porgo una semplice domanda del ma... Cos'è che facevate qua dentro? Cioè, dove stavate andando? Domande, capito così. Esploravamo. Sì, tanto lui ci è cascato come un pesce lesso, quindi... Interessante. Invece tu cosa ci facevi qua? Esploravo. Oh. Una di voce molto... Molto tersa, molto, molto strana. Ok. Vi spiace se vi seguo? A me lo di certo. Poi tipo... Me la squadro un'altra volta dalla testa fino ai piedi e dico a me lo di certo. Ecco, io approfitto di questa cosa mentre mi squadra, io la butto un po' a sorridere, gli faccio tanto dietro nel forte non ho più nulla. Ormai mi sono lasciata alle spalle tutto. Marito, fidanzati e qualsiasi cosa. Nuova vita, gli faccio.
Un po' ti preoccupa la cosa per come lo dice. Perché io però le faccio un gesto come a dire: prego, dopo di te. Io mi inizio a incamminare, però sculettandogli davanti alla faccia. E l'occhio cade, perché l'occhio cade. Sessione seria. E quindi niente, ci avviciniamo a voi due che state litigando. Avete smesso di litigare? No, non possiamo. Prima di tutto, non possiamo fare altre cose in questo. Io ti bisbiglio. Avevi ragione sui topi. Scusami se non ti ho ascoltata. Adesso, però, per favore, ascolta tu me per la tua salute. Sei un coso che prega divinità, curami. Non ci siamo riposati. Perché funzioni riposandoti? Che cazzo sei, una pila? Duracell. Dovevi dirgli qual è il tuo dio, Duracell. Oddio, mi hai fatto venire in mente una build bellissima. Un Arengon Monaco. Sì, a caso. Ok. Ti dico, non abbiamo effettivamente preso delle pozioni o qualcosa. Non penso ce ne diano altre. Uno, se vogliamo sopravvivere dobbiamo ascoltare l'uno all'altri. Due, quando ti dico ci sono dei topi, ascoltami. Tre, in questo momento sei quello con l'armatura più grossa. Vuoi che non muoia? Proteggimi e ti faccio cenno di andare avanti. E tu non andare certo punto... in giro da sola. A un certo punto io mi sveglio dal mio torpore. Dal mio torpore, mi giro un attimino e faccio: a proposito di ascoltare, mi rivolgo a tutti in generale e vorrei condividere con i miei compagni quello che so in più rispetto a quel poco che ho detto sopra al governatore, facendo anche riferimento a Tiamat e compagnia. Tu come sapresti queste cose? Diciamo che stavo cercando qualcuno. Scusa se ti interrompo, ma nel tuo discorso di parlare del culto e tutto, nomini il drago? Tiamat, sì. Ok. Quando nomini il drago, non so, immagino che ci sarà l'inizio della frase, tipo, ripensando al drago che è passato... Nel momento in cui dici, tipo, il drago, io con una maniera molto bambinesca e stupida, ok? Faccio tipo, oh, io l'ho già visto quel drago! Tipo così, in maniera stupida. Ok. Io questo caso ti guardo con un fare un po' infastidito. Io sto guardando male la tizia col bastone, ma no di un male, ma proprio il tipo, cioè lo sguardo tipo immaginatevi la tizia verso i chibi e io verso l'enorme la sto guardando incazzatissima. Dobbiamo riportarla indietro. Se lo dice ad alta voce, io tipo... Sì. Ti guarda e faccio no, io non ho niente indietro, e anche te ti faccio: lasciato tutto, marito, figli, fidanzati, tutto, nuova vita. Cosa vuoi darci una mano? Sì, cosa allegra, cioè, come faccio a capire che non è una popolana qualunque? Io... mentre fa così io mi avvicino all'orecchio di Eltas e faccio: ma è ubriaca. Usare Insight contro la sua prova di Deception, però questa volta lo fai con vantaggio perché nessuno si comporterebbe così in una situazione simile, a meno che non sia completamente svitato. Chi lo fa? Lui? No, tutti oppure io? Io sto parlando normale, non ho capito perché dovrei fare Deception. No, tu usi la Deception di prima. Ah. È Eltas che usa Insight adesso, perché prima non l'aveva fatto. Perché ho detto, ma chi cioè, non sei una popolina. Con no, vantaggio. Sta mentendo. Perché non sono una popolana? Scusa. Ah, cazzo, come con vantaggio. Merda. Mi sono perso questo. E niente, ma tanto bastava 16. Ok, ottimo. Sì, ma ribadisco, non ho capito questo passaggio. Perché io prima non mi ero fatto molte domande su di te, adesso che ti ho detto, pari, torna indietro. Tu mi hai detto, no, io sono una semplice
Non ho detto niente, ho detto solo che ho lasciato indietro la mia vita e che volevo continuare con voi. Questo è ubriaca. Per lui sei ubriaca, quindi... Ah, boh, ok. Io so che ti stai mentendo, perché ti sto guardando malissimo. Anche io mi accorgo che non sei una semplice popolana. Perché vuoi venire con noi? Rimango lì un attimo letteralmente e con un tono meno allegro del solito ribadisco perché mi sono lasciato dietro la mia vita e non ho più voglia di stare lì, per cui vi sto seguendo. Se non va bene aspetto, andate avanti, vado avanti da sola. Eltas, hai la coda? Sì. Che domande sono? Te lo sto chiedendo a te come giocatrice. Ah, ok. Non lo so perché. Penso il mio personaggio la veda. Ma che cazzo? Infatti ho detto... Ok, sì. Ok, allora immagino che sia tipo la coda da diavolo, tra virgolette. Sì, è una normale coda da tifling. Allora, mentre te sei lì che gli stai parlando, io te la... Proprio... Ta! Così, a cattivo. No. Eh sì. No, come le lucertole. E l'ho fatto. Adesso la tira si stacca. Ops. No, non si strappa perché comunque dentro c'è l'osso, però fa male. Scusa, ma come si permette lei? È anzata. Allora. È una popolana? Non credo. Ma non toccarmi, come tu non vuoi essere toccata. E non mi caghi più? Il punto è... Ma... Detta così sembra più una morosa gelosa. Che cazzo è? Il punto è: ogni persona è libera di fare quel che vuole. Se questa buciarda vuole venire con noi, che venga. E se ostacola la nostra. Il nostro. Mi rendo conto di aver detto troppo. E. Perirà per mano tua, molto semplicemente. Ora possiamo andare, visto che non sono più viola ma sono rossa. Grazie. Io mi aggrego. Jill, chiudi la fila. Ah sì, lui è contento di chiudere la fila. Esatto. Gal, ti chiamerò Gal d'ora in poi. Gal, okay. Tienile d'occhio. Ti faccio un occhiolino per averlo capito. Ma io ti sento. Faccio una prova di percezione per sentire. La faccio anch'io, master. Sì, ma giro. Tienila d'occhio, se glielo dici mentre gli sono di fianco, ti guarda e fai, guarda che sono qui, Io non ti ignoro. A parte i tupi che sono rientrati nelle pareti, non c'è nient'altro più avanti. Ma poi non ho detto tienila, ho detto tienile. Ribadisco, guarda che sono qui. Va bene, andiamo avanti. Quando dice guarda che sono qui, io le rispondo sì, lo vedo. Va bene. Ok. Le vedo, tutte e quattro. Ma è un intestino tenue questa cosa. Questo lo dico ad alta voce mentre camminiamo. Proprio perché continuiamo a fare a destra e a sinistra. Ragazzi, ma siamo in un intestino tenue. È un budello. È un budello. Ragazzi, è un budello. Siamo al capolinea. Ok. Dall'altra parte, arrivate alla fine del tunnel e c'è un'altra grata molto simile a quella da cui siete entrati. Percezione per vedere se c'è qualcosa dall'altra parte. Vorrei fare udito. Porca puttana, erano 17. Io vorrei investigare la porta, giusto per capire se possa essere un problema. No, non, cioè, non c'è bisogno nemmeno che tiri. È messa,
è messa malaccio per il tempo, ma non è, non è un problema. Al massimo, se doveste aprirla, ci golerà parecchio. Si vede fuori dalla grata? Sì, sì, sì. Siete praticamente arrivati... allora, vi sposto un attimo sulla mappa della città, così vi faccio vedere dove siete arrivati. Oh no, di noi colti. Allora, siete arrivati praticamente più o meno qui. Quindi siete sulla riva del fiume e dovete scorrere poco oltre degli arbusti. Però comunque non c'è nessuno all'esterno. Ok. E apparentemente anche di attorno non ci sono pericoli, quindi volendo potete usare questo passaggio per entrare e uscire dalla fortezza senza problemi, almeno per ora. Si può fare qualcosa per nascondere un po' il passaggio, per renderlo, diciamo, visibile? Allora, solo a noi? Sì, nel senso, volendo potete usare gli arbusti per coprirlo in un qualche modo. Come dicevo prima, se cercate di aprire la grata, molto probabilmente farà rumore. Appunto. Quindi, Eltas? Sì? Sei in armatura completa? Avrai per forza un unguento per oliarla? No. Sul serio non hai preso l'unguento per l'armatura? C'ho soldi. Trovo sul pio, non può fare niente al riguardo. Come? Taumaturgia non può fare niente al riguardo, non ricordo completamente tutto l'incantesimo. Gli faccio fare un altro rumore. Mentre voi discutete della porta davanti a me, io mi siedo per terra e, come si dice, inizio a far, come, tipo schioccando le dita, inizio a far saltellare una fiammella blu da una mano all'altra. Così, giusto per giocare. Quello non è normalissimo. Per cazzeggiare. Certo, perché chi sei? La porta. Ti risponde letteralmente, guarda, la porta. E continua a giocare con la fiammella. No, allora io ti metto una mano sulla... Sono un toccaccione, effettivamente. Ti metto una mano sulla spalla... Ti faccio anche un persuasione se vuoi, proprio per dici chi sei, perché, aspetta, sto pensando a come persuaderti, perché ti conviene, questo sembra più un intimidire, aspetta. Master, mentre loro fanno questa cosa, mi è concesso un tiro di furtività per aprire la grata? Sì. Però non usare furtività, usa abilità di mano. Ok, ho svantaggio? No. Abilità di mano? Non c'è abilità di mano. Slate of Hand. Ce l'ho in italiano. Sotto religione. Gioco di prestigio. Gioco di prestigio? Forse in italiano è rapidità di mano. Sì, esatto. Uso ispirazione. Ok. Quindi lo tiro due volte, a meno che non mi dia l'opzione. No, non mi dà l'opzione, quindi 1 e 2. 16. Ok. Riesci ad aprirla, praticamente sollevi un pochino i cardini, quindi sono un pochino più liberi dalla ruggine, dallo sporco che ci sono. Riesci ad aprirla senza che faccia rumore. Dimmi te che l'uomo che deve fare le cose non fa un cazzo. In tutto ciò invece stavo cercando di persuadere la tizia dicendoci chi è. Prego, tira. Fidati, può essere più utile per tutti essere onesti. L'onestà paga sempre. Per tiro di me. No. Ho sbagliato. Quello è perception. Hai ragione. Ho sbagliato P. Ancora più tiro di merda. Meglio mi sento. Ok. Era meglio intimidire. Comunque, niente.
troppo, per cui posso non essere persuaso. Penso proprio no, che allora già. Considerate che salvo no, faceva anche cagare la ruolata, se non vuoi dirci chi sei non dircelo. Ah, no, ma a parte quello, nel senso a meno che non mentiate l'un l'altro per quanto riguarda tentativi di intimidazione o no, di persuasione, non vi chiedo di tirare, ve la gestite tra di voi. Mi sta guardando qualcuno? Lei. A parte lei. No, tutti in due. Io. Lo chiedo perché sono loro che... Tu hai aperto la porta, ma Gilgamesh? Cosa sta facendo? Penso che sia... Io stavo guardando la scena. Ah. Allora ti guardo, finché ti continuo a fissare finché non togli la mano, e nel frattempo cerco di alzarmi. Se non mi stai schiacciando al terreno, mi alzo. Ah, era molto gentile. Allora mi alzo e, ignorandoti, mi incammino verso la grata aperta. Io guardo Gal e gli dico, io non mi fido di queste. Neanche io di te. Abbassa quella cazzo di voce. Non stavo urlando. Credo stesse parlando solo con me. Comunque non so neanche io se filarmi a dirla tutta. Però è carina. Face palm. Sarebbe bellissimo se proprio lui ti dice però è carina, si gira e inizia a incamminarsi, tu vai bam face palm, non sta a nessuno. Quasi quello che succede. Faccio quello che voleva fare l'elfo, coprendo l'entrata in modo da far sembrare che c'è un arbusto. Ok. Lasciando la porta aperta, perché se vado a richiudere la faccio casino. Ok, vabbè, avendo comunque capito come fare per aprirla e chiuderla senza fare casino, puoi farlo senza problemi. Allora per sicurezza la chiudo e ci metto degli arbusti per far finta che ci sia cresciuto un arbusto, quindi non ci sia niente sotto. Gli do una mano. Così, giusto per... Vabbè, sì. Allora siete all'esterno della fortezza, ditemi voi che cosa volete fare adesso, se tornare alla fortezza riferendo appunto che il passaggio sia sicuro, oppure se volete esplorare la città. No, ma veramente la mia... Che ci troviamo? È qui, mi sembra. Qui. No, poco più su. Ah, più su, ok. Ai pippottini. Ma lì c'è ancora il drago. No, cioè, basta che mi diciate che dove volete andare. E quali sono le opzioni? Scusami, non ho sentito bene. Prima che loro inizino a fare qualsiasi cosa, senza fare un trambusto della miseria, ok? Mi avvicino al torrente e mi sciacquo la faccia. Dallo schifo di sangue sporco della... Il torrente è potabile? No, senza, sì. Capito, tirare sassi nel coso, cioè... facendo... Considerate che comunque sono, cioè, è tardi, è sera, sta praticamente andando via completamente la luce. Ci vedo. Dicevo, il torrente è potabile? Apparentemente sì. È abbastanza limpido da sembrare potabile. Poi Galindan, non riuscirò mai a ricordarmi il tuo nome. Galindan, giusto? Giusto. Sta sta rollando proprio in questo modo che non se lo ricorda. In sintesi, che dobbiamo fare? Ti rispondo io al posto di lui. Mi prendo questa cosa e ti dico: l'opzione è cercare uno dei cultisti e interrogarlo, o comunque portarlo vivo in qualche modo alla fortezza. A un certo punto mi faccio serio, Master. Probabilmente io conoscerò le abitudini dei cultisti, quindi potrei tirare a indovinare con un certo tasso di successo dove potrebbero essere. Ehi, non hai nemmeno bisogno di tirare. Allora,
considerando che appunto stanno cercando di recuperare quanti più tesori possibili in una città simile, cioè, posti che possono essere considerati tesori sono o la casa del governatore, ma non avete idea di dove sia, il tempio, perché comunque fra le offerte degli dei o tutto il resto un po' di ricchezza c'è, oppure possono esserci anche delle ricchezze tipo in proprio materiali come cibo, che potrebbe benissimo essere al mulino o in giro per le case, la taverna, anche lì non sapete dove sia. Ok, quindi tra questi posti diciamo il più probabile da trovare probabilmente è il tempio, visto che sarà abbastanza riconoscibile. Sì, in realtà non... così ad occhio non lo vedete nemmeno troppo distante. È sopra gli alberi, ma vedete il tetto, che è chiaramente l'edificio più grande del villaggio, ed è qua. Perfetto. Questa è l'idea che espongo ai miei compagni di viaggio. Cioè, improvvisamente voi vedete che di che rido, sorrido, ammicco, a un certo punto mi faccio totalmente serio ed espongo tutta questa mia idea, questa mia ipotesi, suggerendo di dileggerci senza farci vedere al tempio. Ma come fai a sapere qual è il luogo in cui è più probabile trovare cultisti? In teoria l'ho spiegato, nel senso ho spiegato questa faccenda dei tesori e quindi ho fatto un'ipotesi. La tua ipotesi è molto bella, a noi ne basta uno. Andare nel luogo in cui sono in tanti... Beh, non so se ci hai visto, ma... Beh, basterebbe andare senza farci vedere e portarcene dietro uno. Sicuramente ci sarà qualcuno di guardia. Ricordo che hanno chiesto un capo, comunque. Vero anche questo. Ho detto se possibile, non era necessario che fosse un... Anche questo è vero. Aspettate un attimo, e se riuscissimo sì. A prendere un coboldo? Io so parlare la loro lingua. I coboldi sono dei codardi. Appunto. I coboldi credo sappiano coboldo, poco. Io tipo lo guardo e faccio... Oh, sì, coboldo, coboldo! E mi trasformo nel coboldo gigante. A quel punto io non ho più dubbi. Proprio lì davanti a loro. Cioè... Oh, a quel punto io non ho più dubbi e dico... Ah, sapevo! Non sapevo che eri tu, però lo sapevo. Okay. Peccato, eri più carina prima. Io il tasti stava per sussurrare, è ancora carina. Stavo veramente per sussurrare. Il punto tolto è... le parole di bocca. Sono dei cacasotto, sì, ma gli ordini di quello che devono fare li hanno. Quindi se riusciamo a prenderne uno, sapranno perché sono qui. Beh, probabilmente avranno degli ordini per lo più esecutivi, però, quindi non sapranno il motivo, sapranno solo gli ordini. Potremmo capire cosa sono qui a fare, ma non perché. E intanto una cosa alla volta. Beh, perché e un coboldo è anche più facile da prendere. Sì, ma... Scusate, ho sentito un mega eco. Ma lei, lui, qualunque cosa tu sia, ti puoi trasformare. Tu mi guardi e io sono i coboldi sai che hanno il muso un po' da come si dice da lucertola. Io sto guardando il cielo e ho la lingua che esce dal fianco della bocca e tipo faccio così e la faccio rimbalzare da un lato all'altro. Okay. Lasciando sbarbava in giro. Se ci procuriamo uno dei vestiti dei cultisti che abbiamo ucciso. È esattamente ciò che stavo pensando. Vedi che riformula che tu hai ucciso. Sì, però... Aspetta, dopo faccio... Gal, stai pensando andare... quello che sto pensando io? Rivelo una cosa ai miei compagni. Siamo in vena di rivelazioni. Ovvero che io all'interno del culto ho un'altra identità. Il cobolto si siede tipo... Cioè, mi siedo tipo cane incuriosito. Oh no. Allora, qui mi sa che nessuno dice la verità su nessuno. Allora, mettiamo le cose no, chiare. Nel senso, io mi sono infiltrato, cercavo una persona. E chi? Vuoi sapere troppo.
per ora. Se devo combattere fianco a fianco, devo sapere chi cazzo tu sia e chi stavi cercando. Cercavo una persona della mia infanzia, basti sapere questo. Non devi pretendere nulla. Ascolta. L'unico di cui ci si può fidare qui al momento sono io. Ehi, questa la potrei prendere sul personale. Guarda, mi fido più dell'elfo che di te, che sei un mio consanguigno. Per di più parente anche a di me un... lui sta simpatico. Per di più parente di Mefisto. Cioè, che cazzo vuoi? Cioè, come cazzo è fatta a finire come paladino? Questa è una domanda interessante. Mi piace che loro stanno tutti litigando e io sono lì con la lingua. Comunque anch'io mi fido più di lui che di te. E questo la dice lunga sulla nostra stirpe. Comunque... raccontaci qualcosa. Bello fidarsi più di un drow che di un suo un proprio consanguigno. Come faccio a fidarmi di un consanguigneo quando lo letteralmente lo quando indico quando hai un drow accanto? No, quando è un paladino. Cosa hai contro i paladini? Non ho niente contro i paladini, ma sei consanguine di Mefisto, cioè le due cose non combaciano. O menti sul fatto di essere parente di Mefisto? Una cosa che conta di più è che io sia un paladino. Non contano le mie origini. Conta il percorso che ho fatto per arrivare qui oggi. Ho fatto un giuramento. Proteggere i più deboli e portare la luce ovunque. Distruggere il male, ed è quello che ho intenzione di fare. Siete con me? Scusami, mi stavo mettendo a ridere, ho visto lo sticker che ha messo Will. Che carino! Discorso motivazionale guardando la tiefling e il draw di cui mi fido, ignorando palesemente il... che secondo me ha qualche problema grave, però vabbè. Qualche... Io invece voglio sapere una cosa. Ma tu perché parli ai cadaveri? Mi giro improvvisamente verso il kobold. Cambiando totalmente discorso, bellissimo. Ci stava alla grande. Io mi smetto di come si dice, di fare il coglione con la lingua del coboldo. Lo guardo, divento lui, cioè lui stesso, lo copio. Gli allungo la mano per presentarmi e gli faccio... Willino, magari hai sentito parlare di me. Ho sentito parlare di lui? Non so. Master? È una storia abbastanza famosa, sì. Prego, racconta... Che storia è? La lascio raccontare al protagonista della storia. Comunque gli stringo la mano di rimando. Tutta? No, dai, tutta, no, minchia, non voglio portare via così tanto tempo. Somma. Alla live. Metti la sintesi. Sì, racconta la storia per grandi linee, come potrebbero sapere quelli che non l'hanno vissuta, il ma quelli che l'hanno sentita. Che... Il succo che ero un umano normale, che avevo una famiglia con dei figli e delle... cioè, moglie e figli, ok? Uh-huh. Un giorno sono finito, durante una caccia, motivi X, a parlare con persone X di una certa entità, che Dei. Praticamente... Eh? Dei. Sì, vabbè. Che praticamente mi hanno ammazzato e resuscitato come un changeling, ok? E mi avevano condannato a traghettare le anime nell'aldilà dentro una foresta, ok? E come si dice? E queste fiammelle blu che ci sono sopra i cadaveri sono le anime che andavano traghettate. Dovevano essere 100. Una volta che ne ho traghettate 100, il dio in questione mi ha ridato la mia mortalità, ma mi ha lasciato un changeling. E niente, da quando... E questa era la parte della favola, che ormai è tutta la favola raccontata. E la parte del dopo è che... niente. Ho avuto visioni, ti dico che dopo averti raccontato tutta la favola, ti dico... E una volta che ho realizzato che la mia maledizione era sciolta, ho fatto 3 notti ad avere visioni, te le chiamo, di
cose che mi hanno veramente turbato e qualcosa mi ha portato qua. E questo te lo dico però in maniera molto seria, dopo con una voce seria e maschile. Hanno messo il Titanic. Sì, teoricamente, vabbè, una cosa, se vuoi proprio piangere, teoricamente le ultime tre anime che ho traghettato erano mia moglie e i miei figli, ma io non lo so perché ho perso la memoria, quindi questa è il tutto. E comunque ti continua, sono lì nell'aria mentre ti racconto con la mano stesa, assumendo la tua forma però. Sì, sì, io quando tu mi hai fatto vedere la mano, io l'ho stretta vigorosamente, ho trovato particolarmente divertente stringere la mano a me stesso. Tu, Galindan, da come hai sentito la storia, ora che comunque te l'ha raccontata diretto interessato, il comportamento della divinità che ti ha descritto nella storia ti sembra più quello di un... non tanto di una divinità, ma probabilmente di un essere fatato. Ok. Che conosco? No. Cioè... è non direttamente. Il modo in cui si comporta all'interno della storia di sicuro non ti sembra il comportamento di una divinità. Meno che meno di Kelembo, che è la divinità che avrebbe incontrato Will nella foresta. Sì. Ok. Questa informazione, so anche di che tipo, vagamente. No, cioè è proprio il comportamento così... di un sovrano fatato, va. In termini di potere potresti benissimo dire che magari è un sovrano fatato, un... Okay. Per fare una cosa simile. Anche perché io ti ho detto divinità e ti ho detto il nome, perché io stesso ti racconto la mia storia dalle favole, perché, come dire, non ho memoria, quindi è una favola, sì. Devi comunque prenderla come una favola. Ok, questa è un'informazione che tengo comunque per me. Però mi faccio pensieroso quando mi racconta Willino la storia. Bene, detto ciò, che fate? Detto ciò, cerchiamo una maschera dei cultisti? Beh, ci conviene a questo punto seguire il fiume, poi andare qui, dove hai detto te. Ci sarà qualcuno che sarà andato in bagno e si sarà tolto la maschera, o sarà comunque per poter prendere? Dovrebbero esserci ancora i cadaveri dei cultisti. Sono se non li hanno ripuliti. Sì, sono dall'altra parte. È vero, comunque potrebbero essere particolarmente lontani. Potrebbe essere anche particolarmente pericoloso tornare indietro. Sì. Se seguiamo il fiume e arriviamo, credo che suggerisco lì che cioè, l'idea di Fireblade comunque non credo sia la migliore nelle condizioni attuali. Termine. Aia. Stiamo online fino di solito fino a mezzanotte e mezzo. Poi non so se i giocatori vogliono andare un po' più lunghi stasera. Mi devono dire loro. Da dove è arrivata la domanda magica? Dalla chat. Grazie per Bittini. A me non è comparso. Quale vera e triste risposta dato Marx. Il bagno in gioco non esiste. Non esiste, esiste come? Non esiste nei giochi il bagno. Stando avanti, gli faccio: seguitemi in silenzio e cercare di fare meno rumore. Ok. Mentre lei va avanti, non faccio casino, senza far casino, però lei inizia a incamminarsi. Io divento lei, ok? Mi giro indietro verso come si dice, il paladino, gli faccio tipo con la lingua così e poi ridivento Galindan. Mi trasformo per un attimo lei, gli faccio una linguaccia e poi torno Galindan.
Io Master, mi chiedo anche il comportamento finito. Anche il comportamento di Willino mi sembra un po' quello di una creatura fatata, giusto? Sì, sì. Vabbè, ma comunque l'ha detto, l'ha proprio detto lui che, o meglio, non so se il tuo personaggio, Will, scegli tu se è consapevole o meno di non essere più un umano. No, non ha memoria, quindi non sa che era rimasto un... Cioè, lo sa per la favola, poi lui prende la favola per, come si dice, per vera, però come background io ho un forte legame con tutto quello che è fatato, ma tantissimo, quindi... Ok, non ti devo... Non hai risposto alla domanda. Eh? Non hai risposto alla domanda, lo sai o no di essere... Sì, lo sa per la storia, lo sa perché conosce la favola di se stesso e basta. Ok. Sempre che la favola sia vera. Posso arrivare fino a qui o devo farti furtività? Io mi sto chiedendo perché sto seguendo questi due. Allora, indicami di preciso dove vuoi arrivare. Voglio arrivare qui, stando sul perché così siamo coperti tecnicamente dal fiume e dall'altra parte dall'alberi. Che okay, se qualcuno ci vede, infiliamo nel bosco e dall'alberi non ci possono vedere da qui. Va bene, se volete arrivare tutti lì usando furtività avete vantaggio. Ok, allora do cazzo sta. Meno male che abbia vantaggio. Lei è invisibile. Furtività. Non lo so. Io ho svantaggio, quindi in realtà è come se non. Ma quello è un 20 naturale. Boia, io tirerei, non trovo furtività. È invisibile. Aspetta, è penultimo. Aspetta, io cosa faccio? Lo rotolo normale. Bene, meno male c'è vantaggio. Sì, normale. Esatto, anch'io ho fatto uno. Mi raccomando, in silenzio. A me ovviamente non è uscito il tiro. Ce la posso fare. Rotolo, non me lo rotola. Rotolo proprio letteralmente in silenzio e senti il paladino boom, di spalla per terra. Ma probabilmente figa, se mi tirasse il dado sarei anche. È un po' lento oggi. No, sei frizzata Mel, diverso. Sì. Oh no. Oh no, Mel. In realtà i genitori gli hanno staccato internet. No, spero di no. Magari è saltata la corrente per il caldo. Però è arrivato. È tornata. Eccoti. Io infatti stavo parlando da sola. No! Vedevo Nitro bloccato. Vedo ancora Ciccio bloccato. Ma quello penso devi tirarlo due volte. Sempre bloccato. Chi è la mia prima? Tranquilli. Esatto. Che tristezza comunque. Io in realtà... C'è un PNG tuber. Io in realtà no, perché normalmente avevo svantaggio. Ah. E perché ho l'armatura, ho svantaggio. Quindi se c'era un vantaggio, in teoria è un roll normale. Beh, 11 non fa schifo, dai. Almeno non rotoli per terra con l'armatura pesante. Almeno non è Fireblade che... Sì, secondo beh, me è caduto. Non è che con 6, diciamo che magari gli diamo un po' più di distanza. Immagino Fireblade. Fate tutti silenzio, nel frattempo inciampas. Sì. No, guarda, io vi ho detto di stare nel mezzo. Il problema è che io sto camminando nell'acqua. No, io me la immagino tipo andiamo stealth e tu che ti incammini piano, però ogni volta che c'è un ramo sei troppo pigra per abbassarti, quindi me lo tiri via. Gesù. Con le corna, è vero, le corna lunghe. Allora, costeggiate tutto il corso del fiume utilizzando gli alberi come copertura e raggiungete il perimetro di quello che sostanzialmente è la zona del tempio. Il tempio è una bella struttura, lo vedete. Allora, considerate che tutta quella zona in pietra che vedete attorno, quelle mura di pietra, non sono. È un muro di pietre messe a nudo praticamente. Ah, pensavo fosse un rialzo. Okay, no, immaginatevi i muri perimetrali delle cascine di una volta. Mm-hmm. Grosse pietre messe insieme con la malta, lasciate praticamente a vista.
E arrivate proprio lì sull'angolo, no, più vicino al fiume, e sentite che dall'altra parte c'è del movimento. Sentite dei coboldi parlare fra di loro in draconico, ma sentite anche dei cultisti che parlano fra di loro. Io voglio sapere che dicono quelli in draconico. Scusami. Io voglio sapere che dicono quelli nella lingua normale. Mi pinghi dove sono più o meno nella mappa? Scusami, che non ho capito la dire. Penso qua. Ah, proprio, proprio okay. Nella... Ok. Sì, no, allora, voi sentite le voci venire praticamente dall'altra parte. Okay. I Koboldin senti che parlano tra di loro dicendo... sì, in questo posto non venerano Kauntea, la loro maledetta dea dell'agricoltura. Di sicuro ci sarà un sacco di roba da mangiare. Invece i Kutistin... senti che dicono... Ma hai sentito anche tu quel rumore? Sì, sarà qualche... Sarà qualche bestia che gira qua attorno. Però non abbiamo visto nessuno delle guardie cercare di avvicinarsi al tempio. Siamo in troppi qua attorno. Questo lo sentiamo tutti. Si può... Sì, sì. Allora, ma lo capiamo c'è... anche tutti? Vabbè, i koboldi sì, non penso. Allora, no, i koboldi chiaramente parlano in draconico, quindi solo chi capisce il draconico non può sentire. Invece gli altri parlano proprio in comune, certamente non stanno gridando, quindi parole le sentite sì e no, però non riuscite a mettere insieme il discorso generale. Allora, ragazzi, ho un'idea. Datemi una mano. Esprime la tua idea. Quante razioni avete? Ti faccio un uno col dito. Hai una razione. Sì, una anch'io. Ok. Non potete averne una. Che ne ho una? Beh, in inglese è parchment, giusto? È una. C'è scritto ration. Master. Un day. Quindi è una. Ah, ottimo. Avete razioni per un giorno, quindi sono tre pasti. Ah, ok. Okay. No, domanda, dico, in inglese com'è? Razioni? Ration. Se è così io non ne ho. Ecco. Ottimo. Non hai il kit pasticcio. Ma il kit pasticcio è il pentolame. Esatto. Ok. Io ho il parchment. Eccole qui, ration. No, è ration. Per sì, un sì. Giorno. Ti faccio... datemele. Prima dici cosa ci vuoi fare. Cioè, esatto, spiega. Hanno fame i koboldi. Li voglio far passare dalla nostra parte. Datemi il cibo. Non sono stupidi così tanto. Abbiamo un giga koboldo. Potrebbe... Bravo. Io ti rido proprio così quando lo dici. Non gridando, ma a bassa voce. Trasformati in un koboldo. Potrebbe farsi passare per il dio dei koboldi, in un certo senso. L'ho pensato anch'io. Un signore dei koboldi. Perché porta un po' di cibo. Gli porta un po' di cibo, potrebbe essere interessante. Ma quindi noi oltre il muretto vediamo, quindi qui ci sono... Questi... non è il cavolo. Allora, non è... il muro è troppo alto perché possiate vedere dall'altra parte normalmente. Ah, okay. Abbiamo sentito se vi arrampicate ragazzi un po', c'è un fate i legali buoni riscattato. Michele ti odio. Appunto quello sto facendo... tu sei già un legale buono. Sì, però mi tocca farlo più del dovuto, quindi Willino, trasformati in un koboldo, reggimi il gioco perché so parlare draconico. Io ti guardo e ti dico ma se invece sulla mano faccio apparire una fiamma? Anche quello potrebbe funzionare. Cioè cosa, gli vuoi tirare una palla di fuoco? No, diamo fuoco a qualcosa, vanno a vedere quel qualcosa, ne prendiamo uno di soppiatto. Ma io voglio che vengano dalla nostra parte.
Ma non verranno mai, sono sotto l'incantesimo di qualcosa, sicuro. Sono sotto l'incantesimo, master. Non potete saperlo. Non te lo metto come sono sotto un incantesimo perché non lo posso sapere, te lo metto come un... Ma quando li abbiamo combattuti all'inizio non mi sembravano così inclini. Si sono girati verso i loro capi per sapere cosa dovevano fare. Devo dire che a memoria tu non hai combattuto, però. Sono confuso. Potresti... Sì, ho combattuto. Sono svenuto dopo che sono arrivati su di me, ma io mi sono avvicinato, voi ne avete colpiti un paio e poi sono svenuto. Sì, appunto, a memoria tu non hai combattuto. Ah, quella era... Ok, sì. Adesso non avevo capito che il tuo personaggio lo stava dicendo. Sì, sì, quello è il mio personaggio, scusami. Vai, Mel. Non era Mel, era Eltas. Sì, vabbè. Comunque, non sono così stronza e incazzata di solito. Comunque, di solito ci serve un ci serve un piano semplice, efficace, pulito. Lui, lei, si finge il loro dio. Se vuoi il cibo potrebbe essere utile per attirare dalla nostra parte. Un momento solo, perché considerate che i kobodi hanno in genere due divinità. O Tiamat o Bahamut, a volte delle divinità draconiche minori. Ma non penso che abbia la possibilità di trasformarsi in Tiamat. No, in un kobold più grosso. In un draconide? Non l'ho mai visto. Un draconide, sì, volendo potrebbe. Non ho mai visto un draconide, non lo posso fare. Era bello il coboldo grosso. Un coboldone. Un coboldone, Il coboldo grosso hai visto quello con le ali all'ingresso della città. Potrebbe essere. In generale. Wow. No, non lo posso fare quello perché ha le ali, io non ho le ossa per fare le ali. Deve essere col mio stesso scheletro. Beh, le ali gliele potrei far comparire io. Cioè, con l'illusione. La stessa cosa degli arti, conformazione degli arti. Seconda parte del piano. Una volta che i coboldi sono arrivati da noi, che ce ne facciamo? Io ho già esposto la cosa. Propongo a Deltas nello specifico. Mi sembra il più possente fisicamente di immobilizzarne uno senza farlo parlare. Possibilmente. Vogliamo farli passare dalla nostra parte invece di voler uccidere qualsiasi cosa? Io non li voglio uccidere, li voglio distrarre. Se no possiamo provare a farli passare dalla nostra parte. Come? Come suggerisce Fireblade? Hanno fame. Con un kobold gigante e un po' di cibo. Sono veramente così stupidi? Non è stupidità, sono esseri... con intelligenza più bassa di un umanoide, ma la fame è fame per tutti. Sono effettivamente tra gli esseri meno intelligenti. Sì, sì, Eltas è molto perplesso perché... adesso poi ti fa un'altra domanda. Come possono aiutarci dopo essere passati dalla nostra parte? Possono prendere tuniche e maschere magari di qualcuno che l'ha appoggiata da qualche parte e darle a noi. C'è un qualche modo particolare? Oddio, come me la formulo questa domanda? I coboldi vengono chiamati in qualche modo particolare dai cultisti? No, non li chiamano nemmeno per nome, cioè non senti dei nomi che possano essere dei nomi propri, senti semplicemente kobold. C'è un modo di rivolgersi particolare? No, niente di... cioè particolarmente magari odioso, proprio... Ai koboldi, dici? Sì, sì, cioè i cultisti normalmente come si rivolgono ai koboldi? Si rivolgono come se fossero dei sottoposti, ma quasi degli schiavi, cioè ogni tanto li chiamano lucertola, una cosa. Ok. Ecco perché voglio usare le buone maniere. Sì, sì, ma infatti le buone maniere... In realtà no, io questa cosa lo conosco, essendo che cioè, la conosco, potrei anche simularla.
Però devo avere... Tu vuoi spacciarti per un cultista, da quello che ho capito, giusto, Gal? No, io posso spacciarmi. Lui anzi, è un cultista. Devo, potrei dire che ufficialmente io sarei un cultista. Gli portiamo te? Ho bisogno Scusa, però di investire. Perdonami, era una pessima battuta. E beh, comunque sarei poco credibile senza un vestito, non credi? Puoi... Nel mentre io mi sdraio per terra e guardo il cielo. Sul bordo del fiume mi sdraio e guardo il cielo con le mani dietro la testa. Proviamo con il piano del cibo. È una notte bella. Non ci sono nuvole in cielo, ci sono un sacco di stelle, una bella luna piena. E un bel dito medio fatto con le stelle. Proviamo con il piano di attirare i cobaldi con le buone. Abbiamo anche dell'oro per attirarli. Va bene, io suggerisco Fireblade e Willino, andate. E noi vi aspettiamo, diciamo, qua dietro per ora. Io non ne sono così convinto. Ribadisco la mia opzione. Sono quelli che stanno peggio, anche. Se li prendono sono morti. Morte. Sì, io non è che mi senta così tanto bene da andare in giro. Non sono molto bravo col pubblico, mettiamola così. Non, sì, non ha tutti i torti. C'è un problema con Cucinota che ha la webcam ballerina. Rispondevo in chat. No, no, sì, è solo la mia, sì, è solo la mia in realtà il problema. E, siccome mi sono... cioè il mio personaggio si è letteralmente scalzato le palle, quasi più di Willino che si è sdraiato, fa letteralmente quello che aveva chiesto, però solo fa da sola con le sue razioni e si incammina campino nella foresta. Cioè, passando il boschetto. Ok, allora. Io guardo... Io ti seguo... Io ti seguo, cazzo. Io indico ai miei compagni di restare dietro. È sempre bene che comunque prende rischio solo lei. E poi gli sussurro... Vi traduco io la discussione. Lei rischia la vita, non stava messa tanto bene. Io vi... posso? Io se vi guardo... Se veniamo. Io vi guardo e... Oh, sorridendo, tipo, come si dice... Accendo una fiamma sulla mano e gli faccio... Ma questa? Sottovoce. Ma quindi? Tipo, per intenderci. O un... Lo facciamo? Punto di domanda? Aspetta, una fiamma attirerebbe anche i cultisti, non solo i cupondi. Diamo fuoco a una parte di foresta, loro vanno lì, noi entriamo. Teniamolo come piano B. Non è bello bruciare le foreste. Va bene, io resto sul coso sdraiato ad aspettare quello che loro devono fare. Vediamo Fireblade. Fireblade dice non può spostare il token. No, anche io. Dov'è che siamo? Non vedo dove cazzo siamo. In basso a sinistra. Grazie, cari. Ok. Io presumo che non vedo dall'altra parte, o sì. Credo sia un'ottima idea col fuoco. Allora, grazie. Mi dovete avvisare quando fate beat, perché mi cavo addosso. Allora, ripeto, non si vede dall'altra parte del muro, giusto? O sì? Se arrampichi un pochino, sì, altrimenti no. Vabbè, allora io faccio... E poi... Vabbè. E spuntano le corna. Cristo. Wait. Stelta 200. Prova di atletica. Esatto, adesso di atletica, sul serio? Muro. Ci metto il tempo che mi ci vuole per salirci. Mi tocca tirare per forza, eh. Perché dar fuoco a una cazzo di casa, no?
Io guardo questa scena e dico a Willino: tieniti pronto con le ci fiamme. Salgo, ci salgo nemmeno o 5. Madonna, tieniti furto con le fiamme. Ultime parole paure. No, no, ce la fai senza problemi. Tu mi vedi appoggiato al... immagino con che comunque siamo, ci siamo dovuti avvicinare, però sono appoggiato al tronco. Scusa, mi hai fatto tirare l'atletica per salire. Con 5 ce la fai. E se facevi 4 non ce la facevi. Ah! No, pensavo fosse di furtività. No, non mi voglio fare neanche vedere, però. Quindi mi è piaciuto questo, con 4 non ce la facevi. Quindi devo tirare anche furtività? La CD l'avevo impostata su 5, perché comunque è un muro fatto di... se vuoi. Nel senso, non... Allora, io tiro perché non voglio farmi... Puoi rischiare di... che magari non ti vedano, oppure... qual è il... Invisibile. No, sì. A parte... nei tiri salvezza... No, sì, nei cosi salvezza. Cioè, passive wisp, percezione... C'è qualcosa qui di... No, serve a cazzo. Cioè, massimo devi superare la loro passive perception. Dei cultisti che ci hanno fatto culo prima, vedrai che Antisgamo mette fuori le corna, quando riesce ad arrivare agli occhi sono già tutti lì che guardano perché ha visto le corna. Perché perception? Ah no, scusatemi, meno male, ho detto io perception e lui è andato su perception. Oh la madonna. Non ti notano proprio per un caso. Le corna hanno fatto così. Comunque li vedi benissimo, perché c'è veramente tantissima luce. Le condizioni di visione, se non fosse che è notte, sono praticamente perfette, perché per la luna piena, un sacco di stelle e non c'è una nuvola in cielo, si vede parecchio. Cosa vedo a parte i coboldi e cultisti? Allora, l'edificio è bello grande ed è chiaramente molto resistente, probabilmente dopo la fortezza è l'edificio più resistente di tutta la città. Da quello che vedi un pochino da questa direzione, è comunque un edificio a un singolo piano, cioè quindi tutte le finestre che vedi sono sostanzialmente al piano terra, e all'interno riesci a vedere che c'è parecchia gente che è messa lì in preghiera. Vedi anche un chierico, è chiaramente un chierico, che sembra stare celebrando la messa, o comunque facendo un sermone a queste persone, non senti cosa stia dicendo. Non so, quindi presumo che non si sono accorti di niente, si dice. Sì, in mezzo no. A prego. Allora, sono chiaramente scossi okay. dalla presenza, e noti anche che alle finestre e alla porta in fondo ci sono delle barricate, cioè perché comunque molte delle panche su cui sono seduti sono state messe a barricare i possibili accessi, okay. Quindi sostanzialmente hanno usato la chiesa come riparo. Oltre a quello vedi qui una specie di scala che dà verso il basso. Questa? Non... Sì, esatto, non riesci a capire dove porti, perché poi vedi solo giusto una porta che è mezzo oscurata, però non riesci chiaramente a capire dove possa portare. Ok, allora io... comunque scende più in basso rispetto al resto dell'edificio. Io scendo, cioè mi ricalo per non farmi vedere, e torno dagli altri e gli dico tutto quello che mi hai detto te ora. Ok. Piano B. Lì a far saltellare le fiammelle da una mano all'altra. Non c'è bisogno piano di quelle B, fiammelle. Non mi... Piano B. Facciamo il giro e vediamo se ci sono altri cultisti. Se non ci sono, scavalchiamo il muro e proviamo a farci notare dalla gente dentro. Ma la gente che c'era qui... probabilmente... Non l'avete visto.
Il punto è, facciamo il giro, vediamo dove sono. Beh, se non ci sono i cultisti, o almeno ce ne sono pochi, cerchiamo di farci aiutare dai popolani in modo da che li aggrediscano. No, non possiamo mettere in pericolo. Non è da legale buono questa cosa. A parte quello. Non è vero, è da legale buono. Io sto chiedendo, io ho bisogno di aiuto in questo momento per salvarli. Non gli ho detto, sì, alla carne già macello. Cioè, mettendoli a combattere delle robe, sono popolani o sono guardie. Anche magari vero il chierico può darci una mano. Esatto, è anche vero che ha detto che è un chierico, quindi non... Io suggerisco invece di dare ascolto all'idea di Willino. Domanda, questi alberi qua, non riesco a pingarli perché... Ah, avevo il coso. Questi, io non vedo oltre il muro, ma le punte di questi alberi io le vedo, oltre il muro. Questo cioè, sì. Sono più alti del muro. Sì, sono... Tranne quelli più piccoli, sono tutti più alti del muro. Loro stanno parlando, giusto? Di Cicoboldi e... No, noi. Loro te stanno parlando, voi state parlando. Gesù. Io tiro uno stealth e vado lì. Senza non cercare possia... di farmi da notare da loro e dai cultisti. Io intanto dico agli altri, non possiamo semplicemente fare il giro. Per voi Willino è scomparso. Detettivo, mi giro. Dove cazzo è andato ora quel coso? Ecco, esatto, nel momento in cui lo dici io tiro una palla di fuoco qua, tanto lo posso fare. Sull'albero c'è produce flame su me stesso e poi la posso usare per tirarla, una pallina di fuoco blu sull'albero. È blu perché mi piace. Ok. Cosa ti devo tirare? Niente, perché è un oggetto inanimato gigantesco, quindi non c'è nemmeno bisogno di tirare. Vedi l'albero che fa? Nope. Questa? Esatto. Sì, voi vedete che appunto comincia a prendere fuoco lentamente la chioma dell'albero, che comunque era bella folta, quindi si sta trasformando in una bella fiammata. Io dico per la Thunder. Ok. Pure improvvisiamo e facciamo qualcosa di bello. Visto che a Occhio per arrivare, faccio il... Che, come cazzo si chiama? Che c'ho io? Taumaturgia e faccio illuminare la fiamma proprio... L'albero RGB è diventato il demone della... Che cambiare colore. Discoteca. Anche cambiarle colore. Vero, ma posso farlo uno alla volta. Quindi in questo momento gli ho aumentato l'intensità. Ma puoi averne tre contemporaneamente? Non hai capito, sono io che faccio fiamme. È vero, non sono in combattimento, quindi posso farlo, Master? Che cosa? Fare tutte e tre le azioni di taumaturgia. Sì, certo. Allora, gli aumento il colore, la faccio andare a intermittenza e poi gli cambio colori. Bello. Ok. È diventato la discoteca. Tu senti i coboldi dall'altra parte che fanno wow. Dopodiché senti un toc e un cultista che dice smetti la deficiente, sta succedendo qualcosa di strano. C'è un albero RGB. C'è un albero di tutti i colori, vedi tu. E chiaramente poi sentite che cominciano a spostarsi. Tu, Will, senti, oltre a quelli che sono nei vicini, senti altri passi avvicinarsi dall'interno, sempre di vicino. Altri passi avvicinarsi? Sì, magari da di qua. In questa direzione, giusto? Da di qua. Sì, però da fuori il muro. Da di qua. No, sono da dentro, da oltre il muro, vedi, senti dei rumori di gente che si avvicina. Io... Sacco! Io riapparirei dietro di loro sghignazzando, non ad alta voce facendo il tipo... Vabbè, vestito specchietto, però. Io spero che ti verso il muro in tutto ciò. Divento, cioè, arrivo da loro senza farmi notare, se ti devo tirare di nuovo stealth lo tiro, ma con le fiamme di un albero che vanno, non penso che... E
vestito da vecchietto, arrivo dietro di loro e gli faccio. Io lo attacco di riflesso. Cioè... attacco di riflesso. Effettivamente. Suppongo che sia Willy, no? Sì, anche la mia lama vediamo dice che è Willy. Vediamo il bastone, vediamo i vestiti. No, vabbè, poi divento... perché mi piace prendere la... Oh yeah. Scusami, Will, ma io sono cagato addosso e mi sono girato con l'arma. Devo tirare i danni? Sì. Vabbè. Sei sicuro di volerlo fare? Mi posso fermare in tempo? Sì. Mi fermo in tempo. Io penso che gli sia passata tutta la vita davanti a Willino, perché la lama proprio gli si è fermata a toccare il collo. Di... mi sono sicuro di tirare i danni. Cosa? Sì, sì, il vecchietto è diventato... Come faccio a tirare i danni? Devi cliccare su Double Bladed Scimitar. Sì, però mi lo calcola il critico? Sì. Sì. No, non te l'ha calcolato. Ah no, sì, mi hai ammazzato. Teoricamente ho 5 punti, quindi i 6 mi avrebbero ucciso. Vabbè, ti tocca. Aspetta, devo io. Fare il devo tirare un T2. Scusa, quanti danni fa sta sciabola doppia? 2 di 4 più 1. Di 4. Che questo ci... Io quello che hai fatto ho scritto. 2 più 1 ha fatto. Ok. Beh, me ne immaginavo più potente come arma. Vabbè. Mi fermo lì. Eh sì, l'avresti ammazzato sul colpo. Sì. Ah! La rinfoderò. Sì, tu Willino ti vedi giustamente 300 anni, 200 anni. Sì, 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 davanti ai miei occhi tutti i ricordi. Adesso decidete che cosa fare. Io faccio esatto, questo. Sì, aspetta. Io esatto, mi piazzo qui e salto il muro. Esatto, non è che sì, non dici, adesso dici. Attutisce anche i suoni, cioè non è che ti prendo a te e ti lancio no, con la pesante ovvio. E non sento, non ascolto. Devo tirare master o mi va bene il tiro di prima per scavalcare? E certo. Io guardo Eltas e gli faccio, ma tu resti qui, vero? Ah, se volete andare da soli... Cos'era che devo tirare? Ricordamelo. Atletica. Che sarebbe acrobatics, giusto? No, atletics. No. Perché dovrei stare qui? Guardo dal basso verso l'alto. Stavo per rifare un altro critico. Oh, tanto che anche voi tutti sti tiri... Dandoti l'armatura, tipo... Ah. Ok. Potevamo passare in un altro modo, ma avete scelto per questo piano. Scelto. Mi è risata sempre la stessa. Noi mi sto immaginando la gente che fa oh, scavalco anch'io. Vabbè, ovviamente io non ce l'ho fa. Era 5. Se 5 ce l'ho fa. Chi è morto? Ah, Cinnato è morto. Come è morto? No. Sì, è morto. Non c'è su Discord? No. No. Che sfiga abbiamo. È morto. Non ti preoccupare, ci penso io. Pam pam pam. Salve. Salve, mi è crashato tutto Discord, è bello. Il numero da lei chiamato, non è il momento. Quasi. La invitiamo a richiamare più papi! Una volta che penso che siamo riusciti tutti a saltare oltre il muro, deduco. Sì. Io guardo Eltas e l'elfo e gli faccio tipo con la mano, nel senso di là, di piottare tipo di qua. Tipo dove? Sull'angolo. Ma ci sono finestre qui? No, lì no. Questo? Quello è l'ingresso che dicevo prima. Che da... Ah, ma è un ingresso? È chiuso? La scala che porta giù? Sì, è chiuso. Ok, ma serve per scassinare, serve l'abilità o si può provare? Posso guardare dall'angolo? Cosa vedo? Ok, tu guardi dall'angolo e ti vedi... Un esercito di cavalli! Adesso, 70.000 cobolti, dove... A che devo guardare? Io non ho capito dove andare... Ah, Mizzi che è andato di là. Cosa sono questi? Sono delle grosse lucertole.
ma grosse, grosse. Sono entrambi di comodo. Esatto, più o meno le dimensioni sono quelle, anche se un po' più grosse. Io sbircio dall'angolo insieme a lui. E poi ci sono un sacco di cobodi e dei cultisti che ti guidano. Appena mi guardo dall'angolo, mi sentite dire: oh, porca! Comunque stanno andando nella direzione opposta alla vostra, stanno andando di qua. Una domanda, se io salgo su quest'albero, ipotizzo, ce la faccio poi con una corda a agganciarmi sul tetto? No. Io... la vedo che sta guardando l'albero come una rimbambita. Che bello l'albero. Gli faccio tipo di venire qui. E poi tipo mi avvicino a Deltas e gli faccio Deltas, tagli una spallata. Anche perché non c'è altra soluzione. Scassinarla, no? E come la scassini senza gli attrezzi da scassinaggio? Con uno svantaggio? Sì. A capocciate. No, se non avete gli attrezzi per scassinarla, non potete scassinare. Ma lei prima ha aperto cose. Ma la mia non era scassinare, il mio era non fare rumore. La porta aperta, esatto. Ottimo. Sì, la provo ma facciamo casino a manetta se la provo a ma entra! Fe. Shh. Master, i cardini sono all'interno o all'esterno? Vabbè. Adesso quanto what? I cardini della forza sono dall'interno o all'esterno? Sono... Ma non ci sono all'esterno. Finestre. All'esterno? No, allora, in questa zona finestra non ce ne sono. All'esterno? Sono all'esterno. Ciò significa che... Sì, la puoi buttare giù. No, ciò significa che posso fare perno. Potrei prendere un pugnale e cercare di svitarlo. Non so se possono essere svitati perni, ma possiamo utilizzarli. Faccio una prova di forza sulla porta. Io provo a fare una roba. Allora, la mia idea è... Facendo il mio schiocchino di dita, ok? Faccio apparire la mia fiamma sulla manina, ok? E dopodiché appoggio la mia mano di fuoco sul cardine della porta e la tengo lì. Voglio vedere se tipo si surriscalda, si scioglie, se fa qualcosa. Ti ricordo comunque che gli incantesimi hanno delle componenti verbali e somatiche. E teoricamente quello soltanto... Sì, il verbale. Mica, ma devo gridarlo? No, lo posso dire sottovoce. Sì, però comunque devi dirlo. Posso dirlo sottovoce? Poi cos'è, scusa? Sei sicuro che non richiede delle componenti somatiche? Cioè? Vabbè, somatiche sono gesti, è il materiale. Esatto. Sì. È un cantrip. Posso fare una fiammella sulla mia manina? Vabbè, comunque... Richiede la sua mano. Cazzo, ho capito, ma guardate questi incantesimi. No, ti dico, non ha niente. Sì, devo fare segni e voce. Questo devo okay, fare. Ok, no. Infatti lo schiocco era per il coso e la voce vabbè, dice, non l'avevo vista. Luce magica, così. Esatto, tipo... Fammella! Allora, se volete cercare di fare sta cosa dovete farmi furtività. Chiunque faccia delle azioni su cardini, sulla porta... Tieni. Okay. Perché lei è già dentro? Io non sono dentro, sono lì che sto guardando di là. Ma quelle sono le scale esterne, non è che è già dentro. Ah, se okay. Vuoi entro io, sulle scale esterne. Vabbè. Ce l'hai fatta? Non lì, porca, spostati! Siamo andati anche sulle scale esterne. Io da qui. Porca stealth. Se io so qui, porca di quella miseria, vedete l'angolo? Eh? Mm. Se te ti metti qui, oh guarda, mi vedono da qua giù in culo. Beh, io sto scaldando. Sarebbe stato molto bello. Io ho fatto 18 a stealth. Ma c'ho un paladino lì. Esatto, che è l'armatura che esce col sole che luccica su. No, io non faccio niente sulla porta, io ho proposto, fine. Io te l'ho detto, faccio fiammella e accendo il cardine. Non so se succede qualcosa, se basta.
Ma più che altro quanto cazzo di tempo ci vorrà? Non lo so, dura 10 minuti, ma infatti io ci ho provato, non è che deve per forza funzionare, non so quanto... Cioè, solo... Magari vecchia la porta. Dico chiaramente, solo la fiammella non fa un cazzo. Esatto. Sì, sta diventando notte, sì. No, no, è già notte. È già notte. Ah, è notte. Ascolta, raga, piantola... Faccio prima buttarla giù. No, fai troppo rumore. Pianto lo spadone, sì, lo spadone, la doppia lama, la pianto sul cardine, datemi una mano, che così ho vantaggio. E quello non fa rumore, scusami, ma che vuol dire? Appunto! Come la fermi la porta dal cadere? Se, cagatemi, se te fai una prova di forza con spallata, la apri probabilmente, ma non si richiude. Se io la scardino... Che cazzo te ne frega di richiuderla? Beh, esatto, la barrichiamo, una porta che si può chiudere è barricabile meglio di una porta che ti sta... Ovvio, però se tu la scardini, la dobbiamo tenere, poi la dobbiamo rincardinare, la devi richiudere e ti pare che quelli che se ti notano ti danno tutto il tempo di fare tutta sta roba? Ti piombano addosso tanto quanto ti piombano addosso se sfondi la porta. A meno che il fuoco dell'albero, che effettivamente è un fuoco di un intero albero... Si sarà anche già spento quel cazzo di fuoco. Aspetta. Non è che sono spento il fuoco, è che sono tornati indietro i cultisti. Cioè, esatto. Tirate iniziativa. Ma infatti, cioè, a furia di aspettare di far robe... Vabbè. Dovevo buttarla giù subito. Via. Esatto, una spallata e via. Beh, la potrebbe vedere lo stesso durante il... Vabbè, non ho selezionato un token. Sai cosa faccio? Quando vedo arrivare i cultisti io gli do la spallata. Ma culo. Nel mio turno, sperando di avere iniziativa prima di voi. Non me l'ha segnato, lo puoi mettere tu. Ce la fai a metterlo tu? Eh? Ok. Cosa, ma non me l'ha segnato. Se no te ne tiro un altro e poi modifico il numero. Ah no, a parte che non ha messo... No, sì, è più zero, quindi sì, è giusto. Che hai fatto tu? Ho fatto 18. Bene, nel mio turno proverò a spallare la porta. Ok, allora, primo cultista. Quanti cubaudi ci sono adesso? Perché? Che sono così tanti? Non lo so. Lasciato indietro uno. Vabbè, coboldo 20. Ok. Allora. Dunque. Appunto, voi siete lì che state cercando di aprire la vostra, il vostro accesso al tempio. So che comunque quando i cultisti e i coboldi si sono resi conto che probabilmente c'era sotto qualcosa, sono tornati indietro a vedere quello che sostanzialmente è l'unico accesso che potete, di cui siete a conoscenza per il tempio. E il coboldo che è più lontano da voi, vediamo se riesce. Wait a minute, che devo inserire il vostro di turni. Devo sapere una cosa. Card lead 19. Ma sono nel turn order. Willino 18. Galindan 8 e 16, ok. Allora, coboldo ha... Che distanza c'ha? Perfetto. Allora, cerca di colpire te, Fireblade, ma non ti prende.
Meno male. E tocca a te. Tolgo. Appaiono le orecchie, sì. Cosa devo fare per forzare la porta? Se vuoi farlo con facendo leva sulla sua scimitarra, è di nuovo atletica. Ok, il primo cardine è andato. No. Allora, tocca a Willino. È ricrasciato? C'è un problema. Io non vedo Coboldi spostarsi. Perché non si sposta? Ah, non ho capito come ha fatto ad attaccare. Probabilmente con l'arco. Proprio, oh, okay. Non l'aveva detto, mi sono perso. Ah, c'è ancora, ok, stavolta. Io divento il coboldone gigante e urlo. Tipo mi trasformo e faccio... The fuck, ok. È un'azione gratuita, è un'azione intera? Teoricamente shiftare è un'azione intera. Naturalmente non stando dietro a lei, non so, tipo mi sposterò qua, e... cioè dove mi vedono i coboldi e faccio e divento il coso gigante, il coboldone gigante. Allora, questo cultista si avvicina a te, Fireblade, e t'attacca. Grazie al cielo non ti prende, la sua scimitarra va a scivolare sulla tua armatura. Tocca all'altro cultista, che comunque si avvicina. Io gli faccio, oh, ma ci sono anche quell'altro ad attaccare, eh? Non è che ci sono solo io. Vanno a quello più vicino, chiamano i scemi. Comunque in teoria eravamo tutti a cincischiare con la porta. E ti prende. Facendoti. Impavidi i cultisti. 5 danni. Ok, vado a meno 1. Tocca a Deltas. Sì, infatti. Allora, ci sono due cultisti, c'è una porta. Io volevo chiederti, infatti, prima avevano detto che eravamo comunque tutti alla porta. La sfondi, per favore, che lo scardinale. E che io volevo sfondarla, esatto, e trascinare il cadavere della nostra amica dentro. Lo puoi fare, sì. Grazie. Cos'è, un tiro forza pura? Sì, buona sostanza, sì. Pregate. C'è un cardine giù, vale qualcosa? No, aspetta, no, non così. Come faccio a fare il tiro fuori? Vai di atletica? Ah, sì. Vai di atletica. Dicevo, c'è un cardine giù. Può valere qualcosa ai fini della prova. Ah, ok. Tira due atletica. Tirane un altro. Quanto abbiamo fatto? Ok, la porta si sfonda. Riesci, volendo, a portare dentro... Sì. Trascino dentro la mia... Spostati dentro e poi mi sposto io. Ok. Ma mettiti dietro un barile piuttosto, cazzo. Ma non può muoversi, sei tu che lo muovi. Non posso muovere sto token. Ti metto dietro un barile. O quest'altro, decidite. O dentro un barile, sì, va bene. Comunque, Coboldo... Vediamo se si riesce ad avvicinare. Sì, voglia. Tranquilli ragazzi, la faccio Snake High e schianto subito. Ti potevo toccare effettivamente. No, non è bonus action. Ma te ce l'hai con questo tocca però, eh? Sono un cazzo di guaritore. Quanta Willino 11 ti prende? Vediamo se quanti danni ti fa. Ma scusa, trasformato in Mega Coboldo viene ad attaccarmi? Sì. Ti fa 6 danni. Meno 1. Siamo la coppia che scoppia, io e te. Ma sì, non vabbè, niente. Galina, posso curarne soltanto uno.
Ok, io cerco, mi trascino dentro Willino. Ok. E ci barricate la porta, porco. Cerco di buttarlo qua. E poi voglio sapere se passando riesco a spingere via uno di questi barili davanti alla porta. Sì, Ok. devi farmi un'altra prova di atletica però per vedere se riesci a farlo. Ce la faccio? Sì. Ok. Allora, non so come siete riusciti ad entrare. Vediamo se... Allora, vedete che un coboldo cerca di infilarsi all'interno, ma fra la porta mezza andata e il barile che comunque la blocca, riesce giusto a infilare un braccio e cercare di sferrare qualche colpo con un pugnale, ma per il resto è bloccato fuori. Comunque sentite che si stanno avvicinando tutti quanti per cercare di liberare la barricata. Doggo. Io chiedo alla chat, chi tiro su dei due personaggi a terra? Ma in realtà stabilizzateci, per l'amor di Dio. Io li posso stabilizzare con medicina. Io ne Sì, ma posso portare comunque. uno a un punto ferita. Allora, quello che va a un punto ferita sale completamente. Quello che viene stabilizzato, basta un Esatto, è 10 per di quello che medicina per chiedevo, chi stabilizzare. cazzo stabilizza Basta quanti... un Esatto. 10 su medicina per stabilizzare un personaggio. Direi che Comunque... basta. Direi che Sì, no, basta. ma in generale devi farlo nel tuo turno. Sì, non siete in iniziativa adesso. Ah, ok, ecco. No? No, perché non riescono a passare per il momento. Tu che hai tirato su? Non durerà a lungo comunque, No, non ho ancora tirato su nessuno, era per quello il fatto. Lancio un dado. Se esce pari, stabilizzo. No, tira su lui. Fidati, è No. più utile. Se esce pari, Ma è più utile, tira stabilizzo su lui. Willino. Se esce dispari, Tira stabilizzo su lui. la donna con la coda. In realtà potrei essere d'accordo. Donna con la coda. Donna con la coda meglio. Per ora. Tanto te mi Io ha stabilizzato. stabilizzo Willino. La donna con la coda è un PF. Io non ho più cure. Come faccio Tutto. a... Vabbè, metto successo, successo, successo e mi rimetto a punto vita? Sì, mettiti direttamente un punto vita. Come cazzo funziona adesso la scheda qui? È tutto nuovo. Boh. Aspetta, Così? Ok. Niente, io preferirei fare una barricata più seria e Esattamente. andare velocemente a chiamare il Kirin. Sì, si può. Master, Magari il fa Kiriko. la Io mi barricata più prendo la seria di libertà di sicuro dire ci che può. qualcuno mi sdraia su sta panca, giusto per. Master, Chiedo. una domanda. Scusami, Mello. Vai, vai. Io mi sono ripreso, giusto? Sono Sì. mezzo rincoglionita, però. Ok. Ma neanche tanto. C'hai un male della Madonna, ma per il resto. Esatto. Se mi è concesso, vorrei spostare per il momento. No, vorrei spostare le panche, almeno queste due, davanti alla porta. Se riesco a puntarle, queste due. Sì, è quello che stavamo per fare, infatti. Ma io sarei spostato direttamente sto Sono. coso che non so Sì, che questo cazzo è. coso, quel cazzo lo sposti in Quello non. quattro. Sì, quello non lo spostate manco E morti. vabbè. Quelli comunque Spostiamo sono degli tutto quello che armadi, non possiamo sono delle spostare. panche. Vabbè, sposto. Datemi una mano a spostare l'armadio. Certo. Uso anche mano magica per darci una mano in più. Ci do una mano. Ok, sì, anch'io. Ti do tre Magica. mani. In Do mano tre magica. barra quattro riuscite a spostarlo benissimo l'armadio. Mettiamolo 3 barra davanti. 4 mi è piaciuto, siamo 3 e mezzo. Ne mettiamo uno davanti in piedi e un altro, se siete d'accordo, questo qui è quello in piedi, no? Quell'altro messo di fianco per così. Perché se spingono ci saranno due armadi, uno cerca di cadere ma l'altro lo blocca.
essendo sul fianco, okay. non cade. Vabbè, tanto ci sono tanti armadi, facciamo una bella roba. Proprio un muro di armadi. Ma io intanto direi di andare a chiedere al Chirico cose. Sì, io propongo anche di... Io vorrei assicurarmi che la porta sia... cioè, che non sfondino, come... La sfonderanno di sicuro, andiamo, via. No, di sicuro no, non è detto. Prima o poi... Sì, sono d'accordo. Quindi, secondo me, prima o poi la sfonderanno, a prescindere, troveranno un modo. Ok. Master, tra quanto dovrebbero sfondarla? È difficile capirlo. Perché comunque, avendo messo più di un armadio, potrebbero anche dargli fuoco e magari poi riuscire ad entrare. Sì, quello potevano farlo anche prima, ma sono scemi, quindi andiamo dal chierico. Ma io da stabilizzato mi posso muovere? O mi devono portare? No, ti trasciniamo. Okay. Me lo prendo in braccio, me lo metto sulle spalle. Un coboldo gigante. E in versione donzella. Cazzo, in conversione con mondo gigante, che palle. Sai, appunto, saresti stato meglio da trasportare in modo carino per lui. In versione ma ci sono le scale? Non mi dica che scendono. No, salgono. Ah. No, noi dobbiamo andare giù. Sì, no, bisogna andare di qua. Voi prima siete scesi, adesso dovete salire. Ah, ok. Ok. Salite... posto direttamente io. Vabbè, stavo aspettando che si fermassero loro per mettermi io qua. Forse è meglio se entra l'elfo, perché se entrano due di noi sono potrebbero... un paladino, cazzo. A occhio, sei comunque un tiefling. Si vede l'armatura, si vede ridai di nuovo 20 minuti entrano nel nostro nel frattempo non hanno tirato giù gli armadi, hanno tirato giù l'edificio. Esatto, nel frattempo. Effettivamente. Comunque io entro con... Ma smettila, ma se mi incazzo, tu c'hai in braccio pure. Entriamo insieme. Ecco, entra con un coboldo tipo, gigante. Chi entra prima con la porta? La cosa bella è che entro con un cazzo di coboldo gigante sulle spalle. E ci blocchiamo tipo all'ingresso, tipo io... Entro io, tipo... Okay. Bella scena. Voi spalancate la porta e a parte qualcuno che si mette a gridare tra i tizi di riparati perché non si aspettava che la porta si aprisse così, Chierico si gira e vi fa, anzi, prima cosa vi punta contro un simbolo sacro che comincia a illuminarsi. Gli faccio vedere il mio. Ok, tira un immediato sospiro di sollievo. E... chi ha il suo dio? È tipo un distintivo. Contea. Il suo simbolo è una rosa. Okay. Bello. No, chiedevo chi era il suo dio in realtà, però ok. Contea. È il fidanzato di cosa? Di Sailor Moon, il tizio che lasciava le rose. Milord. Milord. Ok. Io mi avvicino e dico aiuto. Solo questo. Col coboldo sulle spalle. Lascio il coboldo tipo lì davanti. Mi piace. Gli dico questo non è un vero coboldo. Cioè, molto molto possessivo che... proprio. Questo non è un coboldo. Sì, infatti ci stanno attaccando. Allora, già che ti avvicini e chiedi aiuto, si gira un attimo verso di te, si gira verso gli altri tizi e fa mettiti in fila. Io... Poi si mette subito ai piedi del coboldo e comincia a curarlo. Io, Master, non sono entrato, ma tengo la porta aperta e... sono letteralmente appoggiata con la spalla allo stipite della porta, tenendola aperta, e non vado più in là. Okay. Io vengo indietro, ero già indietro effettivamente rispetto. Vieni. È meglio che qualcuno rimanga ad ascoltare se entrano. Hai bisogno di cure. Allora, ti cura di 8 punti ferita.
coglioni. Quindi vai a 8 PF. Un in meno dal full vita. Per me che non ho niente. Ti fa... Mi metto, ti do il cambio. Ti dico, ti do il cambio, vai a farti curare. Ah, vedi di pensare un pochino più a fare il paladino che la guardia del popolo. Avanzo con fatica. E vedi di non farti ammazzare. Figa, se mi fa... Fanculo. Guardo Fireblade, un tantinello storta, come per dire, finisci e vai a farti curare. Ci sto andando un attimo. Se non mi avete ascoltato nel passaggio coi topi, non mi avete ascoltato per aprire una porta, non mi avete... Fate quel cazzo che volete, io mi sono rotto i coglioni, rotta i coglioni. Buongiorno. Buongiorno. Ma così vai, buongiorno. E poi mi avvicino a Willino e gli dico: suggerisco di riprendere una forma più consona. Mi trasformo in te. Okay. La coppia di te stesso. Ottimo, fantastico. Tu Fireblade ti curi di 6. Ok. E poi vi guarda e dice: qualcun altro ha bisogno di cure? Io no, in realtà. Io sono full vita. No. Guarda, paladino. Il paladino è assente. Il paladino scrive roba in chat, mi sa. Esatto, il paladino sta scrivendo in chat. Paladino! Scusate. Paladino. Stavo leggendo Marxi. Lasciami stare, Marxi. Ti taglio le mani. È tenerissimo. Ah, lascia stare il mio Marxi. Ok, scusa. Sì? Sento rumori brutti. Tu hai bisogno di cure? No. Ok. Io lo guardo. Del tipo, l'altro po' non mi farebbe lo schifo. Ti guarda e ti dice... Ti conviene che me ne tenga le cure. Non sono un chierico così potente da poterle sprecare. Chi c'è dentro alla chiesa, giusto per capire? Cioè, intorno chi abbiamo? Popolani, il popolino. Sono... Sì, sono... È praticamente... vabbè, sono mercanti, contadini... Ma sono armati o stanno gironzolando così a casa? Alcuni hanno dei forconi o dei picconi, ma sono tutte armi improvvisate. Madonna, ti piccola una testa! Allora, io però, non per ragionare e scrivere, ma direi di chiudere qui con questo cliffhanger che il chierico ci cura, perché sono l'una. Sì, sì, direi che è un'ottima soluzione. Intanto sentiamo rumori di Nazgul in arrivo. Esatto, perché... Minchia! Perché da dove eravate prima sentite appunto dei rumori di... qualcosa che sta cercando di venire distrutto, perché chiaramente cercano di entrare con le barricate, ma come sono io bastate... mi giro verso il chierico come cliffhanger finale, mi giro verso il chierico e dico: arrivano. Fantastico. Perché non solo da dietro ma anche dal portone principale sentite che cercano di entrare. E io mi trasformo in un tizio abbastanza corporuto, ok? Biondo, ok? Mi giro verso il paladino e gli faccio: Hold the door! Odor! Che cagata. Ok. Io non faccio cazzo. Vedremo se riuscirete a sopravvivere la prossima volta. Ma ovvio che no, che cazzo sopravvive? Ma io mi barrico nella stanzina lì. No, ci sarà un passaggio per forza da qualche parte, se no mi infilo sul tetto. Comunque poi, visto che abbiamo finito, volevo chiederti se potevamo fare una modifica, non so se si può, ma
al personaggio, perché i changeling, quando sai che ti ricordi che avevano visto se c'erano la versione non o la versione la vecchia o la nuova, quelli modificati, quelli nuovi, come mi aveva fatto notare Mel, hanno una cosa per cui quando io cambio forma, ritorno forma, cioè cambio forma davanti a qualcuno, quel qualcuno ha dei debuff a colpirmi e tutto, perché rimane sorpreso. Sì, nel senso, devo controllare la nuova versione, perché non so se c'è... Sì, no, era solo per quello. Bisogna vedere, mi piace un sacco la meccanica del trasformarmi, solo che se poi non capito, non funziona, non fa nulla, è anche inutile che... Allora, per concludere, io vi ringrazio per essere stati qui con noi a guardare, ringrazio i cultisti che ci continuano a fare il culo, soprattutto i topi. Dio. Vi ricordo che domani purtroppo non ci sarà la Farsight, perché la gente prende impegni quando ci sono già le date prestabilite. Oio. Quindi vi rimando a mercoledì, che ci sarà il gaming in taverna, dove continuerò Dark Souls 3. Giovedì... Io invece... Aspetta, scusami, mi intrometto, perché io invece dirò che sta dicendo una bugia, perché domani... magari ci organizziamo per una sorpresa con dei camion, punto di domanda, se ti va. Domani. Te la butto lì. Non fai la farsa. Non si fa venerdì? Puoi portarlo due volte, che ti frega. Tanto. Domani è sorpresa. Poi... sorpresa di così. Giovedì ci sarà probabilmente l'ultima sessione di The Witcher. E venerdì ci sarà Ilaria, grazie per il follow. Venerdì ci sarà il Favela Advinchiam, un po' speciale. E mi raccomando, vi rimando a tutti, domenica 28 alle 2 del pomeriggio inizierà la live speciale dei 2 anni da affiliazione del canale. Quindi sarà una... un tour de force. A proposito di sorpresa. Sarà una live... una mega maratona. Sarà una maratona di 6 ore, estendibile fino a 24. Sarete voi a decidere se estenderla fino a 24 ore. Beh, io l'ho fatta di 48, quindi si fa. Sì, vabbè, ma avete dei problemi. Mettiamo tra le virgole pause bagno, pause portare fuori il cane, pause mangiare. No, c'è, vogliamo dei live anche mentre fai cagare il cane. Ah no, mentre caga lui. Come la porto dietro il computer mentre caga il cane? Scusa. No, la fai direttamente dal cellulare, proprio così col cane davanti. Poverino. Ciao Postino. Non ha nemmeno un attimo di privacy. Quindi, visto che ci siamo, io farei un bellissimo raid. E visto che vedo che c'è soltanto Slayer in questo momento, lo facciamo Slayer. Se ci riesco, Slayer Digital Art. L'ho sbagliato tantissimo, infatti non l'ha preso. Che bello, raid Slayer Digital Art. Ora me l'ha preso? Me l'ha preso. Sì. Mi raccomando, restate per fare il raid e come sempre vi ringrazio per essere stati qui, per aver dato i bittini, le sub, tutto quanto, vi adoro. E come sempre, buonanotte. Alla salute. Alla salute. Alla salute. Buonanotte, alla salute. Buon Natale. Non sognate, draghi o 5 teste.